Sono lieto, come padrone di casa dell'Ateneo Veneto di Scienze, Lettere e Arti di Venezia, dare il benvenuto a tutti voi, innanzitutto agli ospiti, il nostro ospite principale Sergio Rubini, ma anche tutti coloro che organizzano e hanno contribuito a questo ciclo che oggi prende piede, si avvia. Voi sapete che è un ciclo destinato a voi ragazzi del liceo, che è frutto anche della collaborazione di molti istituti scolastici, il Foscarini, dell'Associazione Scrittori di Cinema, e che è anche sostenuto da due ministeri, il MIUR e il MIBACT, due sigle misteriose che nascondono oggetti altrettanto misteriosi. Questa sera noi iniziamo un lungo periodo, che sarà un lungo percorso, che sarà dato da 13 incontri, che dovrebbero portarvi a una migliore conoscenza di quello che è il cinema nella sua espressione, nella sua grammatica del linguaggio, come è stata definita. Ecco, io non entro nell'argomento né nell'introduzione del nostro ospite né dei contenuti, ma un appello lo voglio fare a voi tutti però. Ragazzi che seguite questo corso, seguitelo con molta attenzione, perché qui non state parlando solo di cinema o di linguaggio del cinema, perché oggi nella società in cui noi viviamo i metodi multimediali o cinematografici o visivi di comunicazione sono straordinariamente importanti. Noi ne siamo circondati, siamo immersi nella politica, nell'economia, nella cultura, in tutto. Conoscere meglio i meccanismi che presiedono questo linguaggio, che siedono il cinema, possono essere applicati anche alla società. Quindi conoscere meglio quello che voi oggi apprenderete attraverso la grammatica del cinema vi servirà per essere cittadini più consapevoli dentro la nostra società. Quindi fate attenzione, seguite con la dovuta cura questi incontri che saranno, credo, tutti stimolanti. Il prossimo sarà Alberto Barbero, che è il direttore della Mostra del Cinema. Io vorrei concludere dicendo che sono molto lieto che Sergio Rubini sia qui, però per essere ancora più concreto, cioè per trasformare questa lietezza in una cosa che poi Rubini ricorderà, vorrei offrirgli il nostro simbolo in argento dell'Ateneo Veneto. Adesso vengo lì a darglielo, sperando che abbia modo di tornare presto qui da noi. Aspetti che c'ho il microfono. Apriamo. Funziona? Così si ricorda l'edificio. Grazie di essere venuto. Proseguiamo, anzi in qualche modo cominciamo. Qui in qualche modo con alcuni giochiamo in casa, con altri un po' meno, ma insomma vedo tante facce anche di colleghi con cui ci conosciamo da molti anni. Abbiamo scelto, professor Ghigi ed io, di fare, grazie all'Ateneo, a questa rete di scuole, un percorso nuovo che è sempre stato un po' ai margini delle scuole, perché il cinema è arrivato all'università alla fine degli anni 60, poi negli anni 70, poi in realtà a scuola forse non c'è mai arrivato, non c'è ancora arrivato. E questa cosa che il Ministero dell'Istruzione e della Ricerca, assieme a quello della Cultura, appunto queste due sigle che il Presidente richiamava, così complicate, ha avviato, ci permette di fare questo percorso che si completerà ai primi di maggio. L'abbiamo fatto valere, ma non credo, viste la richiesta di iscrizioni, non serviva nemmeno forse metterlo per l'alternanza scuola-lavoro, perché quello, credo che questo corso viva di luce autonoma. E questa sera, per cominciare, abbiamo chiesto ad un attore, regista del cinema italiano, che con Venezia penso abbia un legame particolare, visto che iniziò il suo primo film proprio nella settimana della critica, che è la rassegna che la Mostra del Cinema e il Sindacato Critici dedicano agli esordienti. Ecco, dicevo, con Sergio Rubini cominciamo questo percorso che poi ci porterà ai primi di maggio. Allora, Sergio Rubini l'abbiamo scelto anche perché non solo ha cominciato come regista a Venezia, ma ha cominciato come attore in un modo che forse tanti di voi, se si interessano, se si interesseranno di cinema in modo più professionale, che molti di voi potrebbero volere, auspicare. Finisce, venendo dalla Puglia, finisce a Roma e, poi in un modo che probabilmente ci spiegherà lui direttamente, arriva nel cinema più importante del momento, arriva a lavorare con Federico Fellini, un mostro sacro, un grande del cinema in assoluto, in particolare in quegli anni,
e inizia, giovanissimo, non ancora ventenne, a fare una parte anche di un certo rilievo in un film che è un film già di per sé particolare, un film sul cinema come L'intervista. Bentrovati! Il protagonista del Portrait of che state per vedere è uno straordinario interprete e autore del cinema italiano. Un artista che con le sue abilità espressive riesce sempre a far sorridere lo spettatore. Stiamo parlando di Sergio Rubini. L'eclettico attore e regista nasce vicino a Bari nel 1959 e si trasferisce a Roma all'età di 19 anni per iscriversi all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica. Il suo debutto nel cinema è tenuto a battesimo dal grande maestro Federico Fellini, che gli offre una parte nel suo film del 1987, L'intervista. Il 1990 è invece l'anno che segna l'esordio di Rubini alla regia, grazie al lungometraggio La Stazione, nel quale è anche protagonista al fianco di Margherita Bui nella storia di due solitudini che si incontrano. In questa intervista ritratto ripercorriamo con Sergio Rubini alcune delle tappe più significative della sua carriera, dall'incontro con Fellini a quello più difficile con Mel Gibson sul set della Passione di Cristo. Per finire, Rubini ci racconta il suo punto di vista sul cinema italiano. Buona visione! Abbiamo due parole, ho detto, divertitevi, strafocatevi e pregate gli anni al bambino, a me e a tutta la famiglia. Tanti auguri! Tanti auguri! Mondo in cui sono finito, questo lavoro che faccio, mi ha dato un solco. La fortuna che ho avuto da ragazzo di aver individuato abbastanza presto cosa volessi fare, perché vedo che il problema dei giovani spesso è proprio non sapere cosa fare, per cosa sono venuti al mondo. Questo svuota di senso la vita, no? Per cui la mia fortuna è stata invece che a 15 anni, 16 anni avevo stabilito che avrei fatto l'attore. Tutto questo mi ha dato una traccia, ha reso la mia vita più possibile e mi ha contenuto, perché tante volte non avendo la possibilità di contenersi ci si smarrisce e io probabilmente sarei stato uno di quelli che in qualche modo sarebbero, diciamo, pronti a smarrirsi. Mio padre diceva sempre: ti devo imbarare e ti devo perdere. Tony, ti ammaretti a pe, ti ammaretti a pe. Mi piace il cinema di genere e mi piace la gente della strada. E il cinema di genere spesso è il luogo in cui la gente normale, in realtà, viene raccontata meglio. Mi piacerebbe anche interpretare cattivi, poliziotti, pistoleri, gangster, di tutto. Pistoleri. Non te l'hai ricordato di questo? Beh, allora cominciamo. Io ho il compito di sollecitarti anche attraverso delle clip. Tu parti dalla Puglia, anche per loro, no? Che cosa spinge un sedicenne, diciassettenne a dire: voglio fare l'attore, questa sarà la mia vita? E soprattutto voglio il cinema, voglio andare a fare il cinema a Roma, vai a Roma. E qual è la molla che spinge un giovane a fare una cosa simile? Perché è rischioso. Io volevo fare il tastierista, volevo suonare in una rock band, mi ero anche tinto i capelli. Poi un giorno sono arrivato e ho trovato un altro al posto mio, nel mio gruppo, diciamo. E allora c'era mio padre che aveva una compagnia di teatro filodrammatico, lui mi rompeva sempre, voleva che io andassi a lavorare, a recitare con loro. A me sembrava una roba da parrucconi, da vecchi. Teatro mi sembrava una cosa
polverosissima. Però cacciato via da questo gruppo non mi rimaneva che provare ad accettare la proposta di mio padre. Per cui così ho provato ad andare a queste prove che facevano loro e ancora non mi importava assolutamente nulla. Poi abbiamo fatto questo spettacolo, io ho recitato dal vivo di fronte a un pubblico e mi sono emozionato. E non solo mi sono emozionato, ho avuto la possibilità di comprendere, diciamo, l'essenza un po' del mestiere dell'attore, il fatto che l'attore, diciamo, dal palcoscenico, soprattutto in teatro, esercita anche un certo potere, lo esercita però congiuntamente col pubblico, nel senso che un attore dal vivo non recita da solo, ma recita col pubblico, perché l'attenzione del pubblico in fondo suggerisce la durata di una pausa, ti fa capire, diciamo, un colpo di tosse può farti capire se stai andando bene, se non stai andando bene, una risata più fragorosa o meno fragorosa. Insomma, compresi tante cose quella sera e compresi anche che di questa compagnia di cui faceva parte mio padre, io ero più bravo. L'ho compresi lì. Compresi che a loro sfuggiva qualcosa che invece in quel momento a me sembrava molto evidente. Non posso dire se avessi ragione o meno, però quella fu la molla. Tornai a casa, avevo 16 anni e dissi a mio padre che avrei provato a fare l'Accademia d'Arte Drammatica alla fine del liceo e che se non ce l'avessi fatta ad entrare avrei fatto il DAMS. Sono arrivato a Roma a 18 anni, e ho fatto il concorso all'Accademia d'Arte Drammatica, mi hanno preso, il cinema non esisteva assolutamente nella mia, diciamo, nel mio orizzonte, era una roba, amavo tantissimo il cinema, non amavo il teatro, anche perché lo facevo coincidere con mio padre e quindi, diciamo, le cose che coincidevano con mio padre in quell'età della vita erano le cose da cui fuggivo. Invece il cinema mi piaceva tantissimo, ma era lontanissimo, era una roba assolutamente incomprensibile. Non era, diciamo, il luogo da cui io provenivo non mi permetteva assolutamente nemmeno di sognarlo il cinema. Per cui poi invece sono entrato in accademia, ho fatto 2 anni, ho cominciato subito a lavorare, non mi sono diplomato, perché a 20 anni mi hanno offerto di lavorare, pesavo sui miei genitori e quindi non mi andava di continuare così. E quindi c'era Camilleri, che era al tempo uno sfigatissimo regista televisivo che, parcheggiato all'Accademia d'Arte Drammatica, insegnava recitazione, non era uno scrittore. Lui mi scelse per uno spettacolo e ho cominciato a lavorare con lui quell'anno e poi ho fatto un po' di teatro molto male, con grande sofferenza, perché non mi piaceva molto la vita del teatro, la subivo tantissimo. Poi invece a 22-23 anni ho cominciato a portare in giro queste fotografie, a 22 anni sono stato preso per un film da protagonista e sono caduto nel cinema. E lì ho capito che invece che mi piaceva anche di più il mestiere dell'attore. Erroneamente tante volte si dice che un attore vero lo si vede a teatro, io trovo che sia invece una falsa pista. A teatro un attore è aiutato tantissimo, appunto dal pubblico, dal buio della platea, dalla cronologia del racconto. Amleto all'inizio è savio, poi gli compare il padre, comincia a soffrire, poi impazzisce, poi alla fine uccide e muore. Tutto questo avviene nell'arco di una storia. Al cinema ti può capitare nello stesso giorno di morire, di essere mezzo pazzo, poi nella scena successiva di essere savio. Quindi, diciamo, il mestiere dell'attore di cinema è un mestiere che si fa in solitario e quindi è molto più complicato. È un mestiere di cui non si conosce il risultato, perché quando giri un film non sai quello che stai facendo,
lo spettatore, non c'è nessuno spettatore a guardarti, non c'è nessuno che ti guardi, i tecnici sono impegnati con le loro cose, per cui diciamo è un lavoro che fai molto con te stesso, e questa difficoltà del cinema è la cosa che poi, diciamo, come attore all'inizio mi aveva molto affascinato, per cui a un certo punto della vita mi sembrò di aver trovato quello che volevo fare. Entriamo subito nel merito allora. A 27 anni accade qualcosa di molto importante, cioè entri nella grande, forse la più grande macchina del sogno di Cinecittà, che è la macchina cinematografica di Federico Fellini. Qui interpreti sostanzialmente un alter ego di Fellini stesso. 27 anni, fa l'alter ego di Fellini ed entra in questa macchina meravigliosa. Vediamo una clip. Giusto, almeno, Sergio. Ti chiami Sergio, vero? Vedrai che dopo 10 minuti che ha cominciato ti sembrerà di stare con noi. Un momento, ma dobbiamo seguire tutte le fasi. Sì, certo. Guardo in macchina. Qual è il suo personaggio in questo film? Ecco, che personaggio? È un personaggino carino. Possibile non ti abbia detto nulla? Ancora non lo so. Io credo che tu debba essere... Sposta questo! Capisco che un attore... no, scusate, qui dentro no. Traduca le signorine. Qui dentro stanno lavorando. Abbiano pazienza, dopo, intervistate dopo. Oh, è la nostra Olghina che ti dice, ti comporta? È la prima volta in lavoro, fai da mamma, è un po' nervosino. Come va? Vorrebbe sapere che fa. No, non glielo... Ma certo, adesso ti diciamo tutto. Dunque, tu sei... Sei un giornalista, un giovane giornalista che è stato mandato dal suo direttore a intervistare una diva a Cinecittà. E chiudete quella radiolina, ma com'è possibile? Che razza di orecchie avete voi del trucco? Come fate a stare sempre in mezzo a sto casino? Allora Sergio, questo giornalista è molto emozionato perché è la prima volta che va a Cinecittà e poi la diva dell'intervista è una donna che lo ha sempre turbato. Ah, Massimo, mi dimenticavo, hai preparato quel foruncolino? Sì, sì, è proprio. Ah, bravo. Volevo mettergli un piccolo pedicello, sai, proprio quelli col gelino. Ma lo lasciamo così com'è. Olga, non esagerare adesso. Va bene che ti ho detto di assisterlo, ma mi pare che te la prendi troppo a cuore. Quella è proprio l'età degli sfoghi. Ma non gliel'ho messo mica per un mio capriccio o per fare un dispetto a Sergio. Pensavo che uno come te, che va a intervistare una bella donna, con un foruncolo sul naso, si sentirà imbarazzato, mortificato. Certo. Appunto come desidero sia l'atteggiamento del personaggio. È un aiuto per te attore, capito? Oh, ma che c'è avuto? Una discussione con tua moglie? Allora, posso fare qualche domanda anche a lei? Per esempio, cosa c'è nel cestino? Ma è buono! Ma quella senza manco brillo mi regala a me, che io do a mio cognato. Lei lavora con la signora? Sì, esatto, sì. E c'era anche in quel film dove faceva la viatrice? No, mi aveva mannato via. Ma poi l'ha dovuta cercare. È cattiva però, da quando ci ha preso quello si crede in una papessa. E lui con tutti i suoi stivoloni, i suoi pennacchi, quando la vede come si mette su attenti. Oh, io non ho detto niente. Sia tranquilla. Stanno a preparare un film grosso. Si può entrare? Oh, Ace. Che vuoi? Vattela piander culo. Per qua affaretto, perché non ci metti il pane bagnato dentro al latte? Con una nottata va via. Grazie. Ma di che? Ace, no, sta a pensare una cosa. Che cosa? Perché non te la vai a piander culo? Giovanotto, e noi adesso se ne dobbiamo andare. Ace, sai chi t'ho incontrato ieri, Coccoletto? Sai che mi ha detto? No. Mi ha detto che te la devi andare. Ho preso una birra fresca, me la sono bevuta così di gusto finito. E adesso è che dell'acqua, mi sta a sentir male. Che ti senti? Stavo meglio prima. Beh, sai che mi dice? Mi dice un beh. Ma un beh che gli faccio io? Siamo carini.
Ho preso solo frutta, pure per te. E mandarini? No, i mandarini non ci stanno. E per i bambini devi andare a comprare. Passami la forchetta. Che vai a via le uova? Vengo pure io! C'è il contadino qua di fuori che è innamorato della signora, gli regala sempre le uova e lei se beve solo quelle. Callo, callo! La signora De Manno, eccolo qua l'uovo! Grazie, carino! Mi piace proprio tanto a me la signora! Lo senti? Sì! Mannate invece a lei una volta! Ma chi è? So io, Ciarcestino! Accomodatevi! Ci ha pensato il giorno. Chiodo, qui siamo nel 40. Io ci posso stare nel 40. No, non ci puoi stare. Allora quando? Non lo so. Quando il film ritorna nell'86. E quando ci torna? Non lo so. La descrizione che hai fatto di Carlo. Ne mandiamo una copia a Villa Medici. Quindi sono venuti i due ragazzi che abbiamo visto al conservatorio, ti ricordi? Grazie. L'avete letto L'America di Kafka? No. No. Beh, se tutto andrà bene dovrete leggerlo. Certo. Andate con Maurizio. Ciao. Ciao. Arrivederci. Grazie, buona fortuna. Venite, vi prendiamo le misure. Allora, abbiamo visto il nostro giovane giornalista entrare nella roulotte. E adesso è solo soletto là dentro, che aspetta di incontrare la diva che gli provoca tanto turbamento. Rubini, mi senti? Sì, la sento. Come va? Bene, ma non sono solo qua dentro. Che dici che farci, Indiana? Ma no, quella è un'altra. Questa qui invece dice: quando il lingam viene fatto ruotare tutto attorno, si parlerà allora di zangolatura. Io sto sempre a zangolare. Buongiorno. Guarda questa qui, guarda, quando il lingam... Oh, ma lei ieri non c'era, si è persa la lezione. Dove? Noi cerchiamo a Sutra. In India l'amico qua si chiama lingam. E la cosa, come la chiamano che non mi ricordo più? Ioni! Brava. Allora... quando il lingam introdotto nell'ioni vi è mosso avanti e indietro, avanti e indietro, rapidamente, senza interruzione e soprattutto senza che lo si estragga, cosa si avrà? Si avrà il frullo del passero! Si aveva! Il frullo del passero! È proprio una bella immagine! Ma chi c'è? Chi avete fatto entrare? Signora, c'è il giornalista di mezzogiorno! E davanti a uno sconosciuto, scusatemi voi, davanti a un giornalista dite tutte queste sconcezze. Katia, ma questo è un libro sacro. C'è 10.000 anni. Erotismo elevato a sfera religiosa. Ah, mo è gelato, mo è bollente. E quando la fate riparare questa tortura? Accrei. Gliel'ho detto alla produzione, ma quelli fanno finta di non capire. Ne ho saputa una sul conto tuo. E che aspetti a raccontarli in giro? Cinemagazzino lo leggo sempre io, c'ho un rimprovero. Ho mandato due poesie, mica me l'avete pubblicate. No. Buongiorno, signora. Non soffrite il caldo. No. L'uovo. Lo spillone. Volete gradire? Questo è tutto il mio pranzo. Ah, sentite, io non credo alle interviste. Guardate la garbo, e quando mai si fa intervistare lei? Topino. D'altra parte bisogna anche aiutare uno che comincia, è vero? E se no si rimane sempre, come diciamo noi, a fratello carissimo. Una condizione però. Voglio che sia presente pure Francesca, la mia segretaria. Ah, bene, certo. Ma sentito parlare tante di quelle volte con voi giornalisti che se non mi viene una bella rispostina, che magari ho già data, lei che se le ricorda tutte, ce lo dice. Ma è proprio un uguaglione, sto giornalista. Pensavo di cominciare il pezzo dicendo che quando lei era là, in bagno, in mezzo a quei vapori, la immaginavo come una Venere del Tiepolo. Conosce Tiepolo? Se dovessi conoscere a tutti quanti... staremmo freschi. Voi ci credete ai sogni? Stanotte ne ho fatto uno che mi vergogna a dirlo, che stupida. Lei prima ha detto che non ama le interviste. La capisco, sa? Perché, ecco... anch'io mi sento molto a disagio a farle delle domande. Ma ce n'è una che vorrei farle. Ecco, come si fa ad essere così belle? Mi creda, sono proprio abbagliato.
Bella, però non siete mica tutti d'accordo, eh? Un critico ha scritto che sembra un uomo. Forse a lui piacerei così. Mia nonna sì che era bella. Adesso non tengo la fotografia, ma era il mio ritratto. Ma vedete, per un'attrice del cinema non è indispensabile essere bella se è brava. Se poi c'è chi ha la fortuna di essere le due cose assieme. Mi passa il gestino. E che c'è? Oh, senta, e la vocazione come le si è rivelata? Quando ha pensato per la prima volta che la sua vita sarebbe stata quella dell'attrice? Ma fin da piccola mi dicevano tutti che era tanto bellina, che sembrava un angioletto, sai com'è? Nelle processioni la vestivano sempre da cherubino. Me l'immagino. Sì, sì, ma senza vocazione non si fa niente. È proprio così. Penso a quanti uomini vorrebbero essere qui al mio posto in questo momento. Voi credete? Eh sì, sono proprio ma fortunato. Voi, giovanotto, dovete mettervi in testa una cosa, che tutto il segreto sta negli occhi. Eccola, ci potete avere davanti la più grande Ioni di questo mondo, scusami tanto cara, ma se gli occhi non sono truccati giusti, te saluto. E lo scrivi questo. Quando si fa il primo piano, il PPP ad un'attrice, chiudi, quando che... Abbassa, chiudi. Quando allora si fa il PPP, alza le cose. Tu devi sentire che c'è sprofondi dentro e scrivetele queste cose e di pure che io sto qua dalle 5. E anche una vita di sacrificio allora. Lo vuole l'arte. Mi scusi, posso farle un'ultima domanda? Quando lei non recita, signora, che fa? Ma un'attrice vive sempre nei suoi personaggi. È una prigione. E non se ne libera mai? Dipende. Dipende dal nuovo Lingam. Ecco, mi stanno a portare il costume. Ah, il costume della madre. E allora? Ma questi ci mettono troppa fretta. Prego, scusi. Prego. E mo, guarda che ci fate il favore di uscire tutti. La signora se deve cambiare foglia. Sarà stupenda. Peccato, gli facevo vedere quei capelli sciolti. Anche lei, giovano, se va a fare una bella passeggiatina, Grazie. Oh, senta un po', lei, scusi. Guardi che la signora è abituata a leggere l'intervista prima che la mandate in macchina. Certo. Mi raccomando, scrivete solo quello che ho detto. Parola per parola. Gira via. Nel giovane Rubini c'era la consapevolezza di essere entrato al cospetto di un sogno, probabilmente, o era un'occasione come un'altra che uno un po', anche con un po' di sfrontatezza, si iniziava a vivere? Perché di certo il ruolo dell'attrice che si porta dietro, il suo ruolo anche quando non fa cinema, non era ancora questo il momento, no? No, ma io, diciamo, sono finito dentro questo film di Fellini in una maniera abbastanza singolare. Come tutto era ciò che ruotava attorno a Federico. Nel senso, io avevo incontrato Fellini 4 anni prima di questo film, quindi quando avevo 22 anni. E gli portai delle fotografie. No, mi fa piacere raccontare questa cosa ai ragazzi perché dentro si nasconde un piccolo segreto che volendo potrebbero, sul quale volendo potrebbero probabilmente riflettere. Io portai queste foto a Fellini che mi disse: complimenti signor Rubini, lei assomiglia alle sue foto. Io pensai all'inizio mi prendesse in giro, poi mi disse: no, guardi, perché la maggior parte degli attori portano delle foto a cui non assomigliano, lei invece è proprio tale e quale alle sue fotografie. La presi per una boutade, per una roba così, poi mi disse che nel film, il film che stava preparando era un altro, era 2 film prima di questi, era la Nave Va. E mi disse: no, in questo film io non ho un ruolo per lei, forse un marinaretto, ma non so. E poi sulla soglia mi inchiodò e mi disse: comunque, io e lei un giorno lavoreremo insieme. Allora, Fellini aveva preso più di un Oscar già al tempo, io avevo 22 anni, era veramente un gigante, non c'è oggi un regista che possa assomigliargli, diciamo, che abbia la forza che aveva al tempo Fellini e che aveva anche il suo cinema e il cinema in generale. Però devo dire una roba, che assomigliare alle proprie fotografie è una furbata.
diciamo, siamo portati sempre a cercare di non assomigliare alle nostre fotografie, nel senso che cerchiamo, poi oggi è l'epoca di Photoshop, con un trucco, con un click, cerchiamo di modificarci, di essere altro, di assomigliare soprattutto a ciò che ci piace. E invece è proprio in ciò che non ci piace di noi spesso che si nasconde la nostra autenticità e quindi anche la parte più pregiata di noi. Quel giorno Federico in qualche modo mi aprì un mondo rispetto proprio anche al mestiere dell'attore, che sembra essere un qualcosa che abbia a che fare con l'infingimento, col mascheramento. Invece, rivedendo anche queste immagini di questo film, dovete sapere che molte delle persone che passavano qui non erano attori. Uno era un ristoratore, un altro era un regista di fotoromanzi, che era un genere che al tempo andava molto. Quella che faceva l'attrice non era un'attrice, era un'attrice solo quella che faceva la segretaria che mi accompagnava. Avrete notato che io mi chiamavo Rubini per davvero nel film. Quindi, diciamo, la vera lezione della grande macchina del sogno di Federico era che poi invece tutto dovesse essere assolutamente vero, che gli attori erano portatori della loro umanità, del loro modo d'essere, fino addirittura del loro cognome. Io sono stato preso, poi ho scoperto perché sono stato preso per quel film, perché io poi sono stato preso 4 anni dopo, direttamente, senza far provini, fui chiamato per fare questo ruolo dove facevo lui da giovane. Lui non mi ha mai confessato, perché era una persona molto umile, quindi non gli andava di dire il protagonista di questo racconto sono io e tu interpreti me. Lui mi diceva solo fai un giornalista che negli anni 40 scende a Cinecittà per intervistare un'attrice. Erano tutte le persone che aveva intorno che mi dicevano che poi questo ruolo era lui da giovane. E lui mi diceva, c'avevo un aiuto regista che mi chiamava tutti i giorni prima di cominciare le riprese del film, era un calabrese, mi diceva, il signor Fellini le ricordo di non tagliarsi i capelli e di non ingrassare, questa era l'unica indicazione, e io ero magro e avevo tanti capelli, quindi in realtà non c'era, come dire, l'indicazione studia, diventa qualcun altro, sei un attore, vai, trasformati, no, l'indicazione era sii il più possibile uguale a te stesso. E questo è sorprendente, perché, come dire, è una grandissima opportunità, no? Essere se stessi. È molto difficile, però è anche un'opportunità. E poi scoprì di essere stato preso perché mi chiamavo Rubini, perché Fellini da giovane a Rimini andava sempre in questo cinema Fulgor, che era il suo cinema, e l'esercente, il padrone del cinema, si chiama Rubini. E questo nome Rubini evidentemente rappresentava nella sua storia un amore, un punto di riferimento, un qualcosa da ricordare, al punto che in uno dei suoi film più celebrati, che era La dolce vita, Mastroianni si chiamava Marcello Rubini. Quindi io penso di essere stato scelto semplicemente perché mi chiamavo Rubini. Quindi un gioco facilissimo. Predestinato. Predestinato. Compresi una cosa molto semplice ma anche molto complicata. Perché veramente gli attori pensano di maneggiare l'infingimento, il camuffamento. E invece no, gli attori sono quelli, i portatori della verità. Gli attori non devono mettere in scena qualcosa di falso, devono pescare dentro tutte le proprie verità. Ed è un compito complicato, perché guardate che essere se stessi e portare in giro le proprie fotografie quando ci si ritrova un naso come quello mio, per esempio, non è comodo, uno perlomeno in foto gli toglie 2 centimetri, e invece no, poi scopri che questo è un mestiere in cui poi devi pescare dentro e devi andare in giro cercando di portare la tua nudità. E quindi quando si dice che il mestiere dell'attore, l'attore arriva con la valigia dell'attore perché dentro ha i costumi dei personaggi, tutte bagianate. Questo, diciamo, è un mestiere in cui uno porta in giro la propria nudità. Un attore quando arriva non si veste, si spoglia,
E questo è il mestiere dell'attore. Molto complicato, però diciamo non devi andare a cercare le cose fuori, le devi cercare dentro. Ne sei già portatore, devi essere in grado di ripescarle. E questo, diciamo, al cinema è molto evidente. In teatro è più complesso. Il cinema è proprio il luogo in cui gli attori sono chiamati a portare la loro umanità. E questa è stata la grande, diciamo, lezione che ho avuto in un'epoca come quella, molto formativa, ero un ragazzo. E poi, certo, era una macchina enorme, ma questo signore aveva, diciamo, un grande talento, quello di farti comprendere che poi il successo, il potere, lo status che grazie, diciamo, al successo si può raggiungere, sono solo l'opportunità di mantenere la propria normalità. E quindi io da ragazzo, quando sono entrato in questa grandissima macchina, invece è come se avessi ritrovato una famiglia, un luogo dove poter sentirmi accolto e protetto. Quindi, diciamo, la grande macchina del cinema l'ho vista altrove, non nel film di Fellini. Allora, altro argomento. Ricordiamoci che questo, insomma, potete intervenire, potete chiedere quando volete. Una cosa che mi interessa molto, cioè quando un regista comincia a scrivere il suo film, o comincia a pensarlo se non altro, a dargli una struttura narrativa, quello che mi chiedo è, pensa già per immagini, oppure prima pensa come deve iniziare, andare avanti, finire la storia, e poi magari mi immaginerò qualche cosa. Allora, io vorrei proporti una clip tratta dall'inizio di Manhattan di Woody Allen, dove uno scrittore inizia il suo libro e contemporaneamente vediamo delle immagini. Capitolo primo. Adorava New York. La idolatrava smisuratamente. Ah no, è meglio là. La mitizzava smisuratamente. Ecco. Per lui, in qualunque stagione, questa era ancora una città che esisteva in bianco e nero e pulsava dei grandi motivi di George Gershwin. No, fammi cominciare da capo. Capitolo primo. Era troppo romantico riguardo a Manhattan, come lo era riguardo a tutto il resto. Trovava vigore nel febbrile andirivieni della folla e del traffico. Per lui, New York significava belle donne, tipi in gamba che apparivano rotti a qualsiasi navigazione. Nonostante io abbastanza di gusto, insomma, dai, impegnati un po' di più, da capo. Capitolo primo. Adorava New York. Per lui era una metafora della decadenza della cultura contemporanea. La stessa carenza di integrità individuale che porta tanta gente a cercare facili strade stava rapidamente trasformando la città dei suoi sogni in... No, non sarà troppo predicatorio. Insomma, guardiamoci in faccia, io questo libro lo devo vendere. Capitolo primo. Adorava New York, anche se per lui era una metafora della decadenza della cultura contemporanea. Com'era difficile esistere in una società desensibilizzata dalla droga, dalla musica a tutto volume, televisione, crimine, immondizia, troppo arrabbiato. Non voglio essere arrabbiato. Capitolo primo. Era duro e romantico come la città che amava. Dietro i suoi occhiali, dalla montatura nera, acquattata ma pronta al balzo, la potenza sessuale di una tigre. No, aspetta, ci sono. New York era la sua città e lo sarebbe sempre stata.
Ecco, allora ritorniamo alla domanda. Quindi tu stai pensando al nuovo film, hai una traccia di trama. E che succede? Cosa succede? Qual è il processo creativo che un autore o regista fa? Ma penso che sia una cosa molto soggettiva e che in realtà vada sempre bene tutto, e anche questo inizio qui ti racconta come poi alla fine questi inizi sono anche abbastanza contraddittori, nel senso che non ci sono nemmeno delle idee precise e chiare. Io personalmente non... diciamo, a me... Io penso che il cinema sia l'occasione di raccontare una propria riflessione su un tema. E quindi parto molto dalla scrittura e non parto dalle immagini. E, certo, diciamo, gli inizi sono più facili poi dei finali, perché l'inizio ha il compito di soggiogare in qualche modo lo spettatore, di sedurlo, di calarlo dentro un clima, dentro un mondo, e quindi diciamo sì, ti preoccupi di essere seduttivo, di essere interessante, ti preoccupi di non fare cappelli, di non fare introduzioni, di riuscire a scaraventare il pubblico il più possibile subito all'interno del racconto, senza dargli tempo di doversi sistemare sulla sedia, capire, così. Mentre diciamo il finale certamente è più complesso, perché è col finale che lo spettatore lascia la sala, e nel finale spesso è racchiuso il senso del tuo racconto. Cioè, se voi pensate anche, diciamo, alla storia di Gesù, se Gesù non risorgesse dopo 3 giorni, la storia del cristianesimo sarebbe una storia completamente diversa. Quindi, diciamo, è proprio il momento in cui metti il punto che dà il senso al racconto che stai facendo. Ed è questa, diciamo, la crisi che il cinema sta vivendo in questo momento, nel senso che le serie televisive mancano proprio del punto, non finiscono, e quindi diciamo sono affascinanti, ci tengono compagnia, ma non ci danno un senso, perché il punto è proprio ciò di cui una serie non ha bisogno, perché una serie deve finire, poi ne devono fare un'altra e poi un'altra ancora, e quindi diciamo il punto è l'aspetto meno rilevante, meno importante, anzi è la cosa da tenere più nascosta possibile, perché bisogna sempre rimandare a qualcos'altro. Invece il cinema, questo tipo di format, ha la responsabilità di darti un senso, e quel senso lì è la cosa appunto che ti accompagna andando via dalla sala, ed è la cosa su cui l'autore si augura lo spettatore possa riflettere. Un tempo si dibatteva addirittura dopo i film, perché le persone si interrogavano sempre sul senso di cui il film era portatore. E poi un tempo si diceva, quando si andava tutti quanti al cinema, sì, l'hai visto quel film? Sì, non mi dire come finisce, nel senso che quella era la parte proprio più pregiata del racconto, la fine. Oggi siamo in una società che sta vivendo, diciamo, un momento di crisi, proprio perché i prodotti portatori di senso sono quelli che in qualche modo forse ci stancano, sono più complessi, ci impongono una riflessione, e invece diciamo andiamo verso un momento in cui è un momento, io non penso che poi ritornerà assolutamente di moda anche questo, il format cinematografico, proprio perché abbiamo bisogno di senso. Però in questo momento siamo più abituati o alle serie o anche proprio a questi film 3 minuti, 2 minuti, perché la nostra capacità di concentrazione si è fatta molto più debole, e i film, proprio perché portatori di senso, sono più, ci affaticano, sono più complessi, ed è qui che si nasconde secondo me la crisi del cinema degli ultimi anni. Sì, però io insisto, cioè tu ti metti a tavolino e cominci a pensare ad una storia. Potresti spiegare loro come
inizi e procede questa prima fase del tuo lavoro? Ma tu ti metti a tavolino, cominci a pensare a una storia, scrivi una scena che in quel momento ti sembra la maniera migliore per cominciare. Io per esempio quando feci il mio primo film, che era la stazione, era un film che si svolgeva tutto in una stazione di notte, c'è cioè un ferroviere di notte, fa il turno di notte, non passano treni, e a un certo punto arriva una bionda che deve andare a Roma ed è costretta ad aspettare il treno che arriverà lì all'alba, e quindi questo film raccontava l'incontro tra questi due mondi, una giovane ricca e borghese capitata in una piccola stazioncina di provincia con un capostazione abbastanza scialbo. A me quel film sembrava, diciamo, abbastanza claustrofobico, perché era una storia tutta in una piccola stazione di provincia, di notte, mentre fuori piove, per cui ritenni che fosse importante dargli un altrove. E allora decisi di cominciare il film con questo capostazione. Nel corso dei titoli di testa lui si pettina, si sistema, esce di casa, vive con la madre, saluta la madre, ha una vita opaca, esce di casa, poi lentamente arriva alla stazione, saluta il capostazione che ha fatto il turno precedente, poi comincia la sua nottata rotta dall'arrivo di questa giovane, bella, completamente diversa da lui. Quando appunto poi feci vedere il film a Fellini mi disse: ma io non l'avrei cominciato così, il film si chiama La Stazione, io avrei cominciato La Stazione, I Binari. E quando me lo raccontò, i binari, magari un carro merci fermo su un binario morto della stazione, La Stazione. Quindi quando me lo raccontò lui, a me piacque tantissimo, i binari, quando disse proprio i binari, perché pensai questa inquadratura sui binari, quindi la stazione, i binari, il carro merci fermo sul binario morto, mi sembrò un inizio eccellente. Però quando io mi ero messo a lavorare mi sembrava che fare tutto lì fosse, quindi diciamo, poi magari puoi pensare, comincio la stazione, i binari, il carro merci, poi viene il produttore e dice: ma guarda, il carro merci, dobbiamo inquadrare un carro merci per 2 ore dentro sta storia, poi non lo inquadreremo più, mi costa un sacco di soldi, se può levare il carro merci, vabbè, ma non mettiamo niente sul binario morto, ci mettiamo un carrello piccolo, è arrivato un carrello, si può mettere un carrello? E quindi ti ritrovi, poi tu hai fatto un'idea, è una continua mediazione, questo voglio dire, è una continua modificazione, un film è un materiale vivissimo. Io ho conosciuto, io per esempio, proprio Fellini, che sembrava appunto questo gigante, invece poi mi resi conto che lui riteneva tutte le modifiche, i cambiamenti, lui arrivava al mattino con dei fogli di carta in cui c'aveva la scena scritta, poi però magari lui l'aveva scritta col sole, invece c'erano le nuvole e la girava comunque, aveva immaginato tanti girasoli, non c'erano girasoli, erano tutti appassiti, tutti morti, e girava comunque, nel senso che lui riteneva, e lo diceva e lo teorizzava, che un film ti si manifesta in qualche modo, che un film vive di vita propria e che il compito di un regista è quello di catturarlo e di portarlo, diciamo, di renderlo pubblico, ma che il regista è una sorta di medium che media appunto tra questa realtà in cui i film già esistono e il pubblico. Poi invece mi è capitato di lavorare con tanti registi che hanno immaginato una scena in quel modo e pretendono di girarla solo in quel modo. E quindi, diciamo, pretendono di girare, come dire, esattamente quello che hanno immaginato, col compito proprio di mettere in scena quello che hanno immaginato. Io personalmente sono più affascinato da questa continua modifica, nel senso, trovo un'idea un po' più magica, quindi scrivo. Poi però, diciamo, arrivano gli attori sono portatori del loro mondo, appunto arrivano i problemi produttivi, anche quelli sono parte dell'aspetto creativo, e quindi
ho cambiato tanti inizi, ecco. Ma non ho cambiato tanti finali. Dopo li vediamo. Ancora, io direi. Allora, a un certo punto tu fai le location. Le location è andare in cerca di dove si girerà una scena. Quindi, nel momento in cui tu cerchi una location, evidentemente hai in testa un luogo che avevi qualche modo in testa. Quello sì. Quello sì. Su quello sono più severo. Nel senso che io, diciamo, non credo in un cinema che debba necessariamente riprodurre la realtà. Cioè, per la riproduzione della realtà, secondo me, c'è la televisione, ci sono i documentari, che infatti oggi, diciamo, spopolano, perché tra un documentario e un film fortemente realistico, tra un documentario, diciamo così, per rimanere in tema, sui capostazioni, e un film fortemente realistico sul mondo della ferrovia, io trovo che sia molto più affascinante il documentario. Il cinema vince nel momento in cui, secondo me, ripropone una realtà che non è la realtà, che è una parvenza di realtà. E quindi, diciamo, i luoghi sono dei luoghi non geografici, ma spesso sono degli spazi mentali. E quindi una scena ambientata, non va ambientata dietro l'angolo, a mio parere, perché stiamo raccontando la topografia di questi luoghi e quindi dietro l'angolo c'è quella piazza. No, secondo me il cinema può avere, come dire, ardire proprio di ricostruire spazi apparentemente realistici che sono invece spazi mentali e spazi dell'anima. E quindi, diciamo, una location è portatrice, a mio parere, del senso della scena. Non è solamente uno spazio in cui si compie una scena. E questo era anche evidente dall'inizio del film di Woody Allen, quanto, diciamo, le location sono portatori anche di un senso. E quindi su quello sono abbastanza severo. E invece per quanto riguarda protagonisti e interpreti, perché a tutti noi in fondo quando leggiamo un libro, se abbiamo un po' di fantasia cinematografica, cominciamo a pensare che il protagonista sia quell'attore, la protagonista quell'attrice. Immagino che, a parte che la gran parte dei film ci sei tu come interprete, ma anche gli altri attori nascono già nel momento della stesura, i ruoli sono fatti per loro, o invece avviene l'inverso? Prima li scrivi e poi li attribuisci. Mi aiuta molto scrivere pensando agli attori, ma, diciamo, scarsa fiducia negli attori, per cui, diciamo, so anche che poi un attore magari deve andare a fare un altro film, si è lasciato dalla fidanzata, magari poi ti molla. E quindi sono anche aperto invece poi ai cambiamenti. Però certo, scrivere immaginandosi un attore aiuta molto, come un po' si fa a teatro, dove c'è il drammaturgo che scrive per la propria compagnia. Però, ripeto, poi anche un cambiamento può essere sempre visto come una grande opportunità, come la possibilità anche di mettere tutto in discussione. Devo dire che io ho imparato sono proprio le difficoltà, i momenti in cui ci si sente spiazzati, poco pronti. Essere sempre poco pronti, forse questo a scuola, io adesso non posso dirlo, però, diciamo, essere poco pronti secondo me aiuta nella performance artistica. Ecco, no, diciamo, dico solo nella performance artistica. Nel senso che questo è un mestiere, è un mestiere dove, diciamo, bisogna costantemente disimparare. Dove ciò che bisogna imparare è la tecnica del disimparare, perché altrimenti affidarsi al mestiere significa affidarsi a qualcosa di precostituito, che esiste già, che non lascia spazio ad alcuna ricerca. Invece essere costantemente impreparati aiuta, come dire, a tener vivo lo stupore, a riprodurlo, e a scegliere sempre strade nuove, non praticate, altrimenti, diciamo, si offre poi allo spettatore un prodotto che spesso è privo di verità, privo di sorpresa. Diciamo, l'occhio con cui un artista deve guardare il lavoro che fa è sempre stupito, altrimenti si mette in scena il mestiere e tutto si atrofizza, secondo me. Ebbene, allora cominciamo con gli inizi. Allora, l'inizio di un film è una soglia, si entra dentro ad una storia.
gli inizi, è una soglia oggi sempre più complicata perché sono sempre tre o quattro loghi, una volta c'era solo il leone, no? Adesso ce ne sono cinque produzioni, però a un certo punto comincia il film ed è un momento credo molto importante, come dicevi tu prima, perché ci introduce dentro ad un altro mondo, che è quello che poi il film racconterà. Gli inizi, pensarli bene è molto importante. Vediamone alcuni dei suoi film. Cercare di fare triste, sapete che alla fine chi avrà il mente premio più alta avrà vinto la puntata. Allora io me ne vado. Vuoi sfavorire? No, grazie. Come va? Un po' si lamenta. Quella è la siringa che io le uso e non va giù, resta là. E Minuccia? Questi giorni non c'è che è andata a Lourdes con la gita della chiesa. Tende la stretta che quella è una ragazza d'oro. E ci vediamo domani sera allora. Sì, buonasera, non è... Date retta a me. Le cose vanno viste dall'alto. Questa è Roma. Per quanto possa piacervi di sotto, non sarà mai così bella come la vedete da quassù. E poi qui non arrivano rumori, confusione, traffico. Solo pace. A parte lui, naturalmente. Un imbucato che non avevamo previsto. No, dico... Chi non vorrebbe vivere in un attico con terrazza in pieno centro? Praticamente è come stare in paradiso. Per non parlare dell'interno, poi, insomma, sembra una rivista di arredamento. È la casa di una contessa, ma adesso ci siamo noi, da un anno. Certo, qualche magagna c'è, ma non la farei così tragica. E allora io che dovrei dire? Guardate la mia dépendance. Qui i giorni passano tutti uguali. E come se non bastasse, devo vedermi tutto il giorno davanti due che si amano e non si accorgono di quanto sono solo. Ti ricordi che se resta un po' d'acqua servirebbe... Posso chiamarti domani? No, mi dispiace. Domani parto per lavoro. Perché? La seconda volta mi annoio.
capisce perché. Quattro inizi abbastanza diversi uno dall'altro. Sì, ma io penso che ogni film, diciamo, non mi pongo tanto di assomigliare a me stesso nella poetica, nel senso che ho un certo rispetto per i film e mi sembra che ogni film abbia bisogno della sua scrittura, della sua estetica. Per cui non metto prima, diciamo, l'autore con la sua estetica, le sue abitudini. Cerco di mettermi il più possibile al servizio della storia. E quindi spesso faccio film diversi. Perché per questa ragione qua. Delle volte mi sembra un limite, delle volte mi sembra una peculiarità. E comunque, è il mio modo di fare. Beh, però, allora, almeno tre presenti, allora, due presenti personaggi. No, c'è Capostazione, c'è Margherita Bui, che è una tagliateste, se non ricordo male, in carriera. Nell'altro invece presenti degli ambienti, no? Cioè la Roma vista da un pesce, e nell'ultimo invece la Puglia. Più. Quindi sono due inizi un po' diversi l'uno dall'altro. Sì, sì, ma ti ripeto, sono molto diversi, io li vedo, sono molto diversi, ma è un modo anche, sono molto diversi anche i film, sono raccontati in maniera diversa, perché l'ultimo, diciamo, quella Sisina, quella bambina morta lì, è un modo per cominciare una storia come se fosse una storia anni 50. In realtà poi si tratta, quella scena lì è in realtà un sogno, e scopriremo che invece stiamo raccontando altro, ma poi quel personaggio lì ricomparirà nella vita reale, per cui mi piaceva partire dalla morte di questo personaggio per poi farlo come fosse un fantasma, farlo aggirare. Poi la stazione, ho spiegato prima perché ho voluto cominciare in quel modo, perché mi sembrava di dare un po' più di respiro alla storia raccontando un po' anche la vita di questo capostazione. E l'inizio col pesce però è abbastanza... L'inizio col pesce è un film abbastanza insolito per me, è un film fatto molto velocemente, che aveva un impianto molto teatrale, e avevo raccontato, è una storia che racconta, diciamo, dello scontro di due coppie a confronto, una coppia borghese e una coppia più intellettuale, che trascorrono una nottata che si trasforma in una nottata furibonda, che li cambierà radicalmente, perché il loro modo di rapportarsi all'amore in qualche modo li distrugge. E questo pesce invece poi si scoprirà che è quello più innamorato di tutti, perché non ha il dono della parola, perlomeno diciamo una parola inespressa la sua, e quindi, diciamo, nell'amore non si confonde, mentre gli altri con le parole si confondono, per cui era una maniera, diciamo, un po' ironica per raccontare che in amore sono meglio i pesci di noi. E quindi, diciamo, ci ho messo sto pesce con la voce poi del mio amico Antonio Albanese. Ma insomma, voglio dire, ogni storia poi ha il suo modo, secondo me. Ma certo, ma se hanno delle risposte è ancora meglio. No.
Adesso ho capito perché siete impreparati, perché volete stupirci, adesso ho capito questo ragionamento. C'è qualcuno che vuole fare qualche domanda su questa prima parte, su qualche dubbio, qualche curiosità? Sì? Non siamo a scuola, eh? Fate qualche domanda, qualche punto, anche qualche collega magari. Ancora presto, niente, allora passiamo ai finali. Beh, cominciare un film è anche come cominciare un tema, avete sempre il problema di come cominciare un tema, no? Penso cominciare con le domande. No? Sì. Ecco. Volevo chiederle se c'era stato nella... cioè, se c'era stato una scena di un film oppure una performance di un attore che l'aveva particolarmente colpita e le aveva fatto capire di aver scelto il mestiere giusto. Beh, io... E se sì, quale? Beh, diciamo, noi siamo proprio di epoche diverse, per cui probabilmente io ti citerò delle cose che tu non conosci, però... io sono stato molto affascinato, sì, da alcune performance, mi innamoravo delle attrici che vedevo nei film. Poi io quando ero ragazzino c'era un critico che si chiamava Rondi, che aveva una grandissima passione per il cinema francese. Per cui in un'epoca in cui al tempo c'era solamente un canale, cioè immaginare un mondo completamente diverso, lui mandava spesso il lunedì un film francese. E io ero bimbo e i miei genitori dovevano mandarmi, mi mandavano a letto e non si poteva rimanere a vedere i film. Però io riuscivo a trasgredire. E quindi diciamo il cinema è entrato nella mia vita proprio come un qualcosa di trasgressivo, qualcosa che in realtà non si può fare, perché tu dovresti stare a letto, e invece no, hai l'opportunità di vedere un film. E questi film che mandava Rondi al tempo erano questi film francesi in cui spesso c'era una donna, un uomo che si perdeva per quella donna, una pistola, un morto. Cioè, diciamo, erano film che erano portatori anche di una certa pruriginosità. E quindi per me il cinema è una donna molto seduttiva, con un qualcosa di proibitivo, è un mistero, è un qualcosa di vietato ai minori. Ecco, per me il cinema è un qualcosa di vietato ai minori, e quindi è una scoperta sempre, un qualcosa non da condividere, è portatore di un segreto, anche di un tuo segreto interiore, di come un film, diciamo, può dentro di te parlarti, a differenza di come parla a chi ti sta accanto. Quindi, diciamo, ho avuto sì degli attori che mi hanno affascinato, anche degli attori che ho visto a teatro quando ero ragazzino, o che vedevo in televisione, però la cosa che più mi ha veramente sedotto è quel tanto di peccaminoso che può nascondersi dentro questo mondo, diciamo, di vietato ai minori. Ed è un po' su questa linea che ho continuato ad andare avanti. Poi mi piaceva il teatro di avanguardia. Da ragazzo c'era il teatro classico, i vari Gassman, i grandi interpreti che abbiamo avuto nel passato, però poi c'era un attore, regista, autore che si chiama Carmelo Bene, che faceva parte proprio dell'avanguardia, e lui mi ha veramente sconvolto quando avevo 18-19 anni, andavo a vedere i suoi spettacoli tutte le sere. Andavo a vedere Carmelo tutte le sere e lo andavo a trovare in camerino tutte le sere e non gli parlavo. Stavo in piedi, lo guardavo struccarsi mentre il pubblico andava, si complimentava e così via.
me ne andavo, ma ho seguito le prime degli spettacoli di Carmelo in giro per l'Italia, sono andato a vederla a Lucca, a Milano, mi spostavo, ho voluto essere lui a un certo punto, e mi è molto servito perché, diciamo, era un personaggio molto trasgressivo, e secondo me, soprattutto negli anni della formazione, è sempre più opportuno stare dalla parte del dissenso, è sempre più opportuno non essere d'accordo, è sempre più opportuno essere contro. In fondo poi l'arte è contro, se l'arte, diciamo, è con, diventa propaganda. Un film, un quadro, un'opera musicale vanno necessariamente fatti contro qualcosa, l'arte è contro, appunto, se no è propaganda. Insospettitevi quando, diciamo, sono politici e artisti insieme, porta male. Ok, vediamo allora come si chiude una storia, finali, mettere, come dicevi prima, il punto. È una questione importante, no? Non solo perché il pubblico aspetta come finisce questa storia, come finirà questa storia. Quindi bisogna pensarla bene, ed è l'uscita dal racconto che però chiude anche il racconto. Vediamo alcuni tuoi finali. Un'altra cosa. Sai, io e la signora Grant abbiamo parlato di affari. Lei chiaramente ha bisogno di un nuovo editore. E allora io ho pensato di mettere in piedi una piccola casa editrice. Così abbiamo fatto un accordo. Bravo, bel colpo. Beh, ma guarda che potrebbe riguardare anche te. Perché io ho una proposta da farti. Anzi, ti va di parlarne? Perché no? Cioè, mi dai un appuntamento? Quando? Beh, immediatamente. Va bene. Ma prima ti devo dire una cosa, però. La più importante di tutte. Signor Fio, quale? Io ti amo. Tu hai conosciuto gli aspetti più terribili di me. No, io ti amo. E ti voglio. E non una volta sola, poi basta. Buona compiacente all'idea che certamente tu tornerai. Pronto? Mai sconfitti e mai eroi, noi soltanto e quella luna puritana su di noi. Vieni qua, muoviti! Aspetti, un momento. Beh, che fa? Niente. Allora si tolga. Il cavalier Mercantoni vuole che la stanza sia liberata subito. Mi dispiace, ma dovrà aspettare un attimo, perché la dottoressa è molto occupata. Occupata molto? Sì, completamente. Namo, su. Olga, da oggi dottor Fiore è il mio nuovo partner in affari. Sì, al 50%. Abbiamo trovato un accordo molto soddisfacente.
Molto, molto, signora. Lo supponevo. Allora, tu occupati della nuova sede. Va bene piccola, ma mi raccomando, Olga, calda e accogliente. Dottoressa! Dottoressa! Ha dimenticato questa. Ma è roba vecchia. La butti via. Ciao tesoro. Sì. Tutto bene? Addormentate il paziente. Gianluca, sono a casa. Tra okay. 10 minuti sto lì. Vanni? Ehi. Noi andiamo. Alfredo ha fatto tardi. Linda? Sta dormendo. Andiamo, Costi, che è tardi! Vi accompagno? No, grazie tesoro. Non c'è bisogno. Scusaci. È vero. Siamo dei vampiri. Forza su che sono le 8, cazzo! Arrivo! Tu hai preso tutto piuttosto? Sì. Ciao, Vannino! Ciao, prof. Lo sai che stai diventando sempre più nevrotico? Sì, per chi lo manda avanti, amore? I nevrotici. Quell'altro se lo gode e basta. Ah, quindi io me la godo? Certo. Che sei nevrotica? Non sei nevrotica. Sì, signore, ce la posso fare, sicuramente. Tanto, quanti saranno? 2 metri, sì, massimo 2,5 metri. E comunque ce la faccio, sì. Prendo la rincorsa. Sì, insomma, per me l'amore è tutto. Lo so che è pericoloso, ma chi se ne frega? Non sono mica come questi. Ci mancherebbe altro. Beh? Non mi dire. Lo scrittore si è appena accorto che i pesci non sono animali solitari. Ma allora stanotte è proprio cambiato il vento. Ciao. Abitavamo nello stesso palazzo e non lo sapevamo neanche. Come parlo troppo? Ma sono appena cominciato. Ah, forse hai ragione, sì. Noi meno parliamo e meglio è. Sì, sì, da subito. Non era il tipo di pesce che si piange addosso. Anzi, un giorno si è messo addirittura a parlare. Date retta a me, diceva. Le cose vanno viste dall'alto. Questa è Roma. Per quanto possa piacervi di su, non sarebbe. Ma perché non si muove per niente? Che cos'ha? È vivo. È vivo il pagliaccio, signorina. È tornata la luce. E lui? Dobbiamo chiamare i carabinieri così se lo portano via.
Ma tu come ti chiami? Arcieri Domenico. Domenico. È un bel nome. Anche il tuo è un bel nome. Flavia. Ciao Domenico. Un bacio, Flavia. Cosa? Beh. Pronti! Cosa? Volevo dire solo una parola così per che il finale del primo film che hai fatto vedere, manco me lo ricordavo, che l'attrice era la mia ex moglie, io e lei ci stavamo separando quando abbiamo fatto quel film, quindi è abbastanza strano, perché poi il cinema si porta dietro anche tutte queste contraddizioni, diciamo. Avevo completamente dimenticato quella sequenza. Vabbè, ma non c'è nulla di doloroso, lo appuntavo solo come un fatto così, diciamo, per raccontare cosa può capitare nei film anche. Finire un film, allora, quindi l'architettura del racconto deve finire. Quindi tu devi decidere in quale momento devi chiudere. Come lo decidi? Ma è un po' quello che dicevo prima, io personalmente parto dai finali, ecco, forse adesso rispondo meglio alla tua domanda precedente, come lo cominci un film partendo dal finale? Perché per me un film ha una sua urgenza se è portatore di una riflessione, e quella riflessione è un tutt'uno col finale. E quindi solitamente parto dai finali e delle volte quando mi sono incartato è proprio perché magari ho cominciato a vacillare sul finale, perché poi c'è anche da dire una roba, che la gestazione di un film e la sua realizzazione implicano dei tempi molto lunghi. E noi, grazie al cielo, non siamo solitamente sempre lungamente convinti di quello che vogliamo dire. Non so se rendo l'idea. Per cui a un certo punto riuscire ad assomigliare al proprio film alla fine del montaggio è complicato, perché intanto noi abbiamo vissuto 2 anni, 3 anni, la vita ci ha trasformato, abbiamo avuto delle persone care che ci possono aver lasciato, degli amori che sono finiti, degli amici che ci hanno tradito, possiamo aver tradito, siamo diventati ricchi, abbiamo cambiato completamente la nostra visione del mondo, eppure il nostro film resta quello che abbiamo pensato 3 anni fa.
E allora riuscire a convergere restando simili al proprio film è anche un'operazione complicata, così come è complicato per me rivedere adesso queste immagini di film anche fatti tanto tempo fa, li avrei cambiati radicalmente. E quindi però in certi finali invece, indipendentemente poi dal fatto estetico, dal montaggio, così, è racchiuso il senso di quello che volevi dire. E allora, diciamo, nel primo film, che era una commedia che ho fatto tanti anni fa ed era sul ribaltamento di ruoli, si parlava tanto una commedia oggi che avrebbe sarebbe molto complicato mandare in sala quel film lì, perché è un film sul ribaltamento dei ruoli, cioè tutto quello che viene implicato oggi, diciamo, ai maschi che si approfittano nel mondo dello spettacolo, delle attrici e così via. Quel film invece è una donna che esercita il suo potere, è una donna che ha un ruolo di potere nella sua azienda e che quindi a un certo punto si serve dei suoi dipendenti anche per portarseli a letto e poi li ricatta. Sarebbe un film assolutamente politically incorrect oggi, perché appunto il tema invece è che la donna è vittima, e quindi invece raccontare l'aspetto, diciamo, la facciata B di questa cosa renderebbe il film oggi insolito. Però, diciamo, dentro quel film lì, che era una commedia, non aveva grandissime riflessioni da restituire allo spettatore, però l'idea era che poi alla fine, insomma, questo personaggio algido, un po' calcolatore, questa donna appunto molto maschile nel suo modo di fare, poi alla fine invece mostrasse le sue parti più sensibili e quindi poi alla fine, diciamo, questi due si mettono insieme. Ecco, quel film nasce pensando al fatto che questi due alla fine si metteranno insieme, li vedremo prima nemici per poi incontrarli nel finale. Quindi, diciamo, personalmente parto dai finali, parto dal senso che una storia dovrebbe essere, di cui una storia dovrebbe essere portatrice. Per ricollegarmi invece alla domanda che faceva la ragazza prima, se c'è dato dei modelli originari, no, delle matrici, il cinema francese, il teatro dell'avanguardia, questo come dire, modelli formativi, però invece dal punto di vista cinematografico c'è un modello di riferimento, c'è un'idea che al di là dell'essere sempre se stessi, di rimanere fedeli alla foto, come diceva Fellini, no? Che ti contraddistingue, ha nel tempo esercitato un influsso ed un riferimento, sia dal punto di vista estetico che etico? Ma diciamo, io penso che, io credo nel cinema d'autore, penso che non esista altro che il cinema d'autore. Nel senso che credo anche che quella differenziazione che c'è tra il cinema d'autore e il cinema di genere sia un po' quasi superficiale. Cioè io penso che anche in un film di genere il regista si racconti. Per intenderci, nei film che faceva Leone quando metteva Clint Eastwood col suo sigaro in bocca in quel modo, io non credo che Leone facesse un cinema di genere. Credo che Leone raccontasse la sua visione del mondo. Quindi io credo in un cinema in cui un autore ti racconta la sua visione del mondo. Poi gli strumenti, l'estetica che utilizza. Però da ragazzino, se devo dire cosa da ragazzino, mi piacevano molto, quello che ho detto prima, sono stato molto sedotto dal cinema francese degli anni 30, 40, 50, diciamo, da questo cinema un po' simenoniano, dostoevskiano, pieno di anche infarcito di elementi di genere, mazzette di banconote insanguinate, donne maliarde che ti facevano perdere, smarrire. E poi però, diciamo, crescendo, ho conosciuto anche il cinema di genere, ho amato tantissimo. A me, per esempio, i primi film di Dario Argento sono piaciuti tantissimo. I primi quattro film di Dario sono stati per me fondamentali. È stato un film fondamentale, 2001, diciamo, la scoperta di Kubrick è stata per me un fondamentale, monumentale, così come il cinema di Fellini. Poi c'è stato un film che per me rappresentava come un po' la mediazione
più giovanile del cinema d'autore è stato quando ho scoperto Wenders. Diciamo, la scoperta dei film di Wenders per me è stata la vera epifania, perché se i film di Fellini, 8 e mezzo, erano tutti film giganteschi che mi colpivano, mi affascinavano, però venivano da un mondo che era, diciamo, una generazione molto precedente alla mia, e li sentivo più lontani. Il cinema di Wenders, scoperto, diciamo, più o meno all'età loro, è stato, diciamo, una vera epifania, perché mi sembrava una roba comunque anche più vicina a me, più vicina a un'estetica che più comprensibile, che più mi affascinava. Però poi, quando ho fatto i film, un po' proprio anche forse per i maestri che ho avuto, ho capito che invece la vera grande opportunità di fare un film e così via è di non assomigliare a nulla. Ecco, appunto, di nuovo, di assomigliare alle proprie foto, di avere il coraggio di non avere riferimenti, non ho passioni, giro questa inquadratura alla faccio, riprendo, quella roba lì non mi è mai interessata. Io non ho avuto nemmeno poster nella mia stanzetta da ragazzino, non avevo cose di riferimento. Poi mio padre faceva il pittore, mi riempiva la cameretta di suoi dipinti, quindi non ho mai avuto veramente dei miti, dei riferimenti, delle cose a cui ispirarmi nella dimensione creativa, perché mi è stato chiaro, perché io sono entrato, sono entrato in una scuola di recitazione a 18 anni, ero pugliese, mi hanno insegnato la dizione, quindi mi hanno cambiato gli accenti subito. A 20 anni ho capito che se li avessi lasciati fare non sarebbe rimasto nulla di me. E che invece l'unica opportunità e che l'unica, diciamo così, mercanzia che avevo da vendere era la mia esperienza, quale che fosse, bella, brutta che fosse, i miei suoni, la mia cadenza. Quindi ho cominciato un lavoro di recupero rispetto a tutto il mio passato, le mie origini, i miei suoni, i miei dialetti, al mio dialetto. E quindi ho compreso che alla fine questo mestiere qui lo fai perché... Di nuovo, torniamo, devi assomigliare alle tue foto. Allora, vediamo invece, ritorniamo invece al problema del set. Allora, regista, coordinare un set è difficile, soprattutto se è un set difficile, dove accadono delle cose. Io vi proporrei una sequenza, sempre di un film di Rubini, che è un film nel film, cioè una sorta di backstage, mentre in realtà è già il film, che mostra come sia difficile lavorare. Non terrei nemmeno mia suocera. Ah, io la mia sì. La terrei per come non vanno. Ci siamo. Sono qui, proprio dietro a questo comitato. Cazzo, quanto pesa sta roba? Ragazzi, lo stracci è finito, siamo nella la bimbo, vedi? Professore, sappiamo che è qui. Adesso basta, professore, venga fuori! È ferito? Noi siamo qui per aiutarla! Faccia il bravo, su! Faccia venire fuori il bambino! Professore, siete senza maschera! Non può cadere qui sotto! Non voglio a casa che la spero! Ma quanto ci vuole? Ti prego, lasciami lavorare! Sono qui dietro, Mickey! Quegli agenti sono veri e sono un sogno! Non lo so! Ma che ti dice quella gente? Se sono un sogno, sono dolori, Mickey! Fatto! Deve vada, amico! Bravo, Mickey! Scrivi! 105! Ma guardai l'accesso! Stop! Scusate! Luca, ti serve qualcosa? Allora? No, sto bene. Pensavo lo stessi facendo apposta. Sì. Prova a respirare muovendo il meno possibile il diaframma. Poi così respiro schifo. Tutti questi giorni qua sotto dentro sta caverna. Luigi, per favore, vieni, grazie. Ragazzi, siete pronti? Okay. La forza che si gira, buona. Questa scena è un casino. Tu pensa a quello che devi fare. Se avrai bisogno di un giorno di più, troverò un modo. Vedi a tuo papà. Oh, dai un bacio. Ho visto anche gli astronauti. Sì, è una coppia fantastica. Tu, come stai? Bene, bene. Però tu comunque la tosse.
senso la dobbiamo rifare. Lo so, mi spiace. No, no, per questa volta passi. Che strutto. Non sai che dobbiamo proprio scemo? Dai, 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 che si comincia, dai. Motore! È partito il motore, silenzio, fermi. 43-1 prima. Azione! Io è da stamattina che ti aspetto, Sergio. Avevamo detto puntuale. No, 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 no. Sì, guarda, no. Non voglio neanche... Ma tra quanto arrivi? Scusate, per favore, lasciate. Sergio, te devi da sbrigare, sennò qui finisce la pausa, hai capito? Sì, va. Niente, questo è completamente bevuto il cervello. Oh, cazzo. Picchio, vieni qua. Senti, tu adesso mi devi dare una salvata enorme, hai capito? Lo vedi quel tizio che sta là vicino al nostro camper? Eh? Sì. Ecco, adesso... Adesso tu vai là e gli dici che io non ci sono, ti inventi una scusa, oh, credibile, eh? Perché chi è? Ma niente, uno del mio paese, solo che adesso quello si piazza e non mi molla più, io aspetto Sergio, non è proprio giornata oggi, no, più che ti prego. Non ti preoccupare, no, no. Ci penso io. No. Oh, oh, mi raccomando, quello te sganna, eh? Com'è sta roba? Eh? Una bomba, vero? Rende l'idea, no? Guarda, questa è la scena del volo. Bella, eh? Sì. Ma sei d'accordo che il film debba avere questo tipo di pasta, di luce, no? Fredda, ma densa. Eh, se? Sì, sì. Oh, ci sei o no? Come? No, a me mi pare in un'altra parte, Sergio. Perché? Ci stanno problemi? No, problemi... Vabbè, dai, guarda. Guarda, anche perché ero venuto a parlartene di persona, Può essere che per una questione di soldi siamo costretti a cominciare con qualche settimana di ritardo. No, adesso, guarda, ho anche esagerato, sono solo pochi giorni. Non... No, tu continui imperterrito a pigliarmi per il culo, Sergio. Ma perché, scusa? Adesso stai lavorando qui. Appena finisci vieni a Roma, apri l'ufficio e cominci a lavorare al tuo figlio. Ma se non hai nemmeno portato la sceneggiatura a Lena, Sergio! Non è vero. Guarda che la sceneggiatura gliel'abbiamo mandata una settimana fa, quella lì. Beh, lei non l'ha ricevuta, va bene? Chi te l'ha detto? Lei me l'ha detto. Il copione gliel'ho portato io stesso. Io l'ho dato al portiere. Vabbè, gliel'hai portata. Che mi sono incoglionito? Questo è il punto, Sergio. Il punto è che io non riesco più a sentire con te uno straccio di... Ma che cazzo è sto rumore? Che è sta cosa? No, niente, niente. Venendo qui sono passato da... Da un antiquario. Ecco. Beh, bella però, Senti, Sergio. Noi ci conosciamo da tanti anni, io ti voglio bene tutto, ma non è possibile. Ma dai, adesso, per una pendola, dai. No, 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 io dico sul serio, Sergio. Noi questa faccenda la chiudiamo qui, adesso, subito. Io non mi posso permettere di rovinare il mio primo film per venire appresso a te, Sergio, scusa, Allora, una sequenza complicata, apparentemente. C'è un piano, c'è un carrello che... In una situazione anche difficile, piccolo set, ce la racconti? Quali sono le difficoltà di girare una scena come questa, che non è facile? Chiaramente molte cose oggi sono cambiate, perché col digitale è tutto un po' più facile, perché è una tecnologia più sensibile alla luce, mentre prima, diciamo, quella sequenza lì è girata ancora con la pellicola, e la pellicola per impressionarsi aveva bisogno di luce e quindi, diciamo, di grandi mezzi, di portare i riflettori in spazi angusti e così via. Oggi è tutto un po' più semplice, c'è bisogno di meno luce, c'è bisogno di meno proiettori, e anche, diciamo, le macchine, tutti gli strumenti sono tutti un po' più semplici da gestire. Però ciò che resta complicato è, diciamo, l'organizzazione proprio del lavoro. Un set implica tante persone, tante diverse professionalità, bisogna tenere tutto un po' in piedi, è complicato. Bisogna rispondere a 100 domande al minuto e dare sempre la sensazione di avere la risposta. Quanto tempo ci hai messo a fare questa sequenza? Che dura, la sequenza sotto durerà 4 minuti? Beh, ci ho messo un giorno. Lì eravamo sotto Roma Termini, c'era una specie di... mi serviva questo specie di corridoione con cavi,
tubi e così, quindi diciamo quello è uno spazio trovato sotto la stazione Termini, che è un mondo sotterraneo, e siamo finiti là sotto, spazi complicati. Ho fatto tanti film in luoghi abbastanza complicati, diciamo il cinema ti porta in luoghi, è una roba da giostrai, finisci sempre, lavori un po' all'aperto in qualsiasi condizione meteorologica, tante persone, all'inizio è tutto fantastico, il regista è il vero capo, le figurazioni sono entusiaste, tutti sono felici, dopo 3 ore tutti non ce la fanno più, il regista diventa un nemico che tutti detestano e alla fine della giornata spesso e volentieri le comparse sono scappate, da 100 ne rimangono 80 e il regista sembra un folle che vaga da solo, che ha questa convinzione di voler fare, è molto, molto, molto complicato, soprattutto anche nei film molto articolati, tanta gente, per questo bisogna poi dare queste risposte sempre, che la maggior parte dei casi sono sempre menzogniere, perché dai sempre l'idea di sapere tutto, ma invece è impossibile sapere tutto, però da un capo ci si aspetta che sappia tutto e quindi diciamo devi sempre dare l'idea di sapere tutto, per cui la maggior parte dei casi menti spudoratamente, dai sempre l'idea di avere un'idea rispetto a qualcosa, mentre le idee un po' ne hai certo, ma un po' le devi modificare mentre le metti in pratica, insomma il mestiere del regista in questo senso in America era venuta fuori una specie di studio in cui lo mettevano tra i mestieri più stressanti al mondo, insieme a quello dell'astronauta, un mestiere molto stressante, anche perché poi non solo fai tutto sto casino, poi alla fine sai che il film uscirà, che sarai valutato, che il tuo prossimo film sarà legato all'esito del film precedente, che avrai più budget, meno budget, e quindi diciamo è un lavoro in cui si è continuamente esposti, sembri il capo ma in realtà sei l'ultimo. Vediamo un'altra clip invece su un set completamente diverso, cioè questa era una scena d'azione e qui invece c'è una scena di recitazione. Qua, vicino a me. Vuoi quasi parlare di un marito di altre? E quello non sa più dove stai, dove stai. E quello non sa più dove stai. Dove stai, dove stai. Prendi là. Ernesto, sei una sorpresa, una sorpresa. Voi fate parlare mio marito di arte, quello non sa più dove sta e con chi sta. Mio Roberto, guarda davanti a te, ridete. Calatone, Michele, calatone. Pum. Oh, che cazzo, guarda, girati a guardare, mannaggia. Roberto, qui si vede, vai. Paura, Michele, che cazzo è questo? Perciò i tuoi colori sono smorti. Per quelli di Cézanne sono vivi. Vai. Vado, professor. C'ho sotto la spiegazione. Questa cosa non l'avevo capita. Grazie, Gennaro. Stop. Paura che caschi il tavolo in testa, che una bottiglia voli. Paura di perdere la mamma, paura di perdere il papà. Paura. Tutti che urlano, che scappano. Pronti? Motore. Dai. Tutti salvi solo perché stiamo a casa tua. Andiamo via subito. Andiamo via, è meglio. Lucia, Maria Rosa, siete voi che andate via. No, sono io che vi caccio fuori. Ci del culo. Abbiamo impiegato 3 giorni a girare questa sequenza. Tutti sembravano un matto, il regista sembra sempre un matto. All'inizio tutti sono molto entusiasti della scena, poi quando cominciano a ripeterla ossessivamente. Avevo perso la voce, mi sono ricordato, lì sono senza voce, perché il protagonista del film era un bambino che il primo giorno si è rivelato completamente discolo
E quindi gli ho strillato e ho perso la voce il primo giorno di ripresa. Il film è durato 2 mesi e mezzo, sono sempre stato senza voce. E lui, quando poi, c'era 8 anni sto bambino, quando arrivavo sul set la mattina mi salutava e gli dicevo ciao, e lui mi diceva come sei afono. Ok, però ecco, qui è un set completamente diverso dal precedente. Allora lì c'è un lavoro, qui c'è un lavoro sugli attori, in questo caso qui. C'era anche poi una scena di movimento, cioè l'uscita di un gruppo, però fondamentalmente qui devi dirigere gli attori. È completamente diverso il tuo modo di lavorare qua. Io lavoro molto con gli attori, sono un attore e quindi diciamo... non riesco a prescindere dagli attori e non riesco a prescindere dalla recitazione. Devo confessare che mi entusiasma di più una battuta detta in un certo modo piuttosto che un movimento di macchina. Penso che gli attori siano la parte più affascinante di questo gioco. Penso che un attore sia un mondo, penso che un attore possa risolvere anche una scena girata male. Spesso un attore può anche risolvere una scena scritta male. Mi piace, diciamo, lavorare con gli attori, mi piace costruire le scene con gli attori, ci dedico tantissimo tempo ed è, insomma, e fa parte della mia formazione. Sono un attore e quindi, diciamo, quando metto in piedi i miei racconti parto moltissimo dagli attori, da un gruppo che creo, anche di amici o di nemici, o di amici che diventano nemici o di nemici che diventano amici. Però, diciamo, lavoro moltissimo su quello che si può tessere con gli attori. Io vedrei ancora un'altra clip, un altro set, vero, Venezia, è un set quindi non costruito, ma esistente, la Biennale d'Arte, e che propone evidentemente problemi completamente diversi ad un regista, perché una cosa è un set costruito a Cinecittà, è un set invece pensato e comodo, come può essere una stazione pugliese, qui invece aveva a che fare con una città particolare e con una manifestazione come la Biennale d'Arte che ti ha fatto entrare dentro a girare, quindi dovevi rispettare tutta una serie di questioni. Vediamo prima la clip, poi ne parliamo. Giornalisti, io non mi posso presentare come Placio, non ce la faccio. Picasso diceva che i mediocri imitano, gli artisti rubano. Comunque non posso credere che Gloria faccia sul serio. A tutto c'è un limite. Ma scusa, questa mi sembra un'ottima idea. Una settimana e la realizzo. Questa la facciamo un'altra volta, Adrian. Vorrei fare una domanda ad Adrian Scala. Il suo lavoro è sicuramente uno dei più interessanti. Com'è nato? Che senso ha per lei? Capita di avere delle intuizioni particolari nelle quali si condensa il lavoro di anni. Ecco cosa significa per me questa sfera. Ne avevo fatto un modellino senza portarlo a termine, però poi ho pensato che non fosse giusto lasciarlo nel buio di un magazzino e allora l'ho realizzato. Il valore, però, è tutto in quell'intuizione, in quel modello iniziale. Il resto è routine. L'avrebbe potuto fare chiunque. (Sussurra)
È stata inaugurata oggi a Venezia la 52esima Biennale d'Arte. La mostra centrale internazionale presenta opere di un centinaio di artisti di tutto il mondo. Ha destato sensazione ed emozione la presentazione dell'opera di Adrian Scala. Per dirlo con le parole dell'artista, una intuizione nella quale... Comunque, la sequenza ve la racconto, anzi facciamocela raccontare da Sergio. Sì, no, ho girato alla Biennale. Allora, c'è una... Chiaramente col cinema, ci sono dei luoghi del cinema, nel senso vai a girare negli studi di Cinecittà, sono luoghi fatti apposta per il cinema e ci giri. Però poi col cinema ti capita di andare a girare veramente ovunque e quindi anche in luoghi dove devi stare attento, mentre noi arriviamo con le macchine, i cavi, i riflettori, i monitor e quindi arriva tutto. Sta baraccona è chiaramente girare in uno spazio invece dove bisogna stare attenti e quando ti giri anche su te stesso a non rompere, a non sfasciare, però c'è anche un po' una magia del cinema per cui veramente poi questi luoghi che magari al mattino quando arrivi ti sembrano un po' estranei e ti incutono anche un po' di timore. A me è capitato di girare pure nei cimiteri, in luoghi, diciamo, così. Poi invece a un certo punto si crea una sorta di familiarità, nel senso che la macchina del cinema prende la mano a tutti e quindi poi alla fine magari stai seduto dove non dovresti star seduto, così via. Chiaramente diventa un po' più complicato negli spazi d'arte dove invece... perché insomma, una troupe è anche un po' una tribù e delle volte queste tribù contano 100, 150 persone, 80 persone. Diciamo, immaginarsi questa tribù silenziosa, educata, è un po' complicato. E quindi, diciamo, delle volte ci sono degli spazi. Un'esperienza che ho avuto qui a Venezia, appunto, quando abbiamo girato la Biennale. Giravate di notte? No, abbiamo girato di giorno, abbiamo sempre girato di giorno a Venezia, perché poi girare di notte a Venezia, già la notte è complicato girare di notte a Venezia, girare a Venezia è di una difficoltà estrema, perché per portare il materiale, quello che noi chiamiamo il materiale, i riflettori, le cose, non puoi portarli col furgone, non puoi portarli, devi fare tutto con le barche, è molto complicato girare a Venezia, i tempi si allungano tantissimo e il cinema è una corsa contro il tempo, è una corsa contro il
il tempo, una corsa contro la luce, contro il sole che va via, contro la giornata che finisce. Non si ha mai tempo e quindi, diciamo, venire a girare qui, dove invece naturalmente tutte le cose prendono un po' più tempo e dal punto di vista produttivo un impegno molto 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 importante. E infatti, diciamo, sono riuscito a farlo con quel film, che era un film abbastanza costoso, era un film fatto in un momento ancora in cui si potevano fare film da 5-6 milioni. Oggi, diciamo, un'operazione come quella è un po' più complicata. Io volevo invece spostare il discorso su un altro aspetto della costruzione del film, ovvero la colonna sonora. Abbiamo sentito prima che ci sono delle musiche anche popolari, delle canzoni, qui adesso c'era un inizio di musica più colta, ecco, come le scegli, come se nascono anch'esse con la scrittura parallelamente o invece no? Tra l'altro, ricordiamolo, gran parte delle tue colonne sonore sono di Donaggio. Di Pino Donaggio. Sì, che è un mio amico, che c'è un bellissimo studio proprio dove sono stato ospite tante volte. Allora, io, qualche volta sono partito pensando a chi potesse essere il musicista, però anche lì mi lascio un po' guidare dal film, nel senso che poi scopri che magari ti sei immaginato una musica, un'atmosfera, invece poi scopri che le immagini che hai girato vanno in un'altra direzione, o che hanno bisogno di un'altra musica. Devo dire che quando mi sono smarrito sulle musiche, sono i film in cui ho avuto, in cui mi sono più in generale proprio smarrito. Smarrirsi sulle musiche delle volte è come se tu non riuscissi a trovare poi alla fine l'abito giusto. Qualche volta ho avuto difficoltà a comprendere chi potesse essere poi il musicista giusto per un film, e lì sono i film, diciamo, un po' più deboli o comunque in cui ho sofferto poi a restituire quell'autenticità di cui vado alla ricerca. Ho lavorato 3 volte, ho fatto 3 film con Pino Donaggio, nel senso che lui ha avuto questa esperienza americana di cinema di genere, ha fatto i film di De Palma, e io in alcuni miei film avevo bisogno di quel registro lì, e lui è un grandissimo maestro, eclettico, grandissimo. Certo. Invece quest'ultimo film che ho fatto, che è pronto, che uscirà adesso tra un mese e mezzo, l'ho fatto con Ludovico Einaudi, ed è la prima volta che abbiamo collaborato insieme e sono abbastanza fiero di questa collaborazione. Però insomma non sono mai partito col musicista, e quando sono partito col musicista l'ho cambiato in corso d'opera. Tocchiamo invece un luogo magico e importantissimo per il cinema, che sono i treni. Lo sono stati per molti film, ma per te in maniera particolare. In quasi tutti i tuoi film, come adesso vedremo, c'è una stazione, c'è un treno, ci sono dei binari, c'è della gente che forse resta, forse parte. This is one of the first tracking shots, coming in Lyon. The camera was on a train, incredible stability and an incredible film. You will notice the depth of focus. This is the reverse of the previous film. It's
Another train coming into a station. They did a lot of films about train coming into a station, but you will see people know they are filmed. The people of the railway company will start overworking. I mean, on the right, another miracle, the smoke and a train. Guarda che acqua, un'altra volta, eh? Resta giù. Capo, capo, ma che ora arriviamo a Bari? Ah, abbiamo accumulato già mezz'ora di ritardo per arrivare fino a qua. Ma gli scherzi di tempo si è messo a fare un'altra volta. E questo non è niente, devi vedere quel che è successo a Potenza. Tutto alla casa, per questo portiamo mezz'ora di ritardo. 28 minuti e 35, al freddo. Tutto a posto. Valeria, siete bellissima. E quando tornate? Mai, Ernesto. Io qui non ci vorrei tornare mai più. Ah, e come faccio senza di voi? La vostra amicizia per me è un conforto. Senza contare che siete la mia acquirente più fedele, insieme a vostro marito. Lascia perdere mio marito. Lui non ha sensibilità. Lui lavora e basta. Io sono sposata, ma è come se fossi vedova. Oh, cavallina, cavallina, storna, che colpa di colui che non ritorna. Tutto finito. Lo so, vedimi, che tu l'hai mai la prima cosa che è finita fra me e mio marito è quella. Come quella? Quella. Zan zan. Ah, donna Valeria, avete saputo di questo Cesare? Me ne hanno parlato per Mr. Pezzetti. Come no? Siete state l'inaugurazione. Certo. Allora. E com'è? Com'è? Un professore diceva una cosa, un critico ne diceva un'altra. Sì, ma voi un'idea così del quadro ve la sarete fatta, no? Se devo essere onesta, a me sembrava un quadro dei tuoi. Voi mi volete lusingare, quello è un Cézanne. Ma dai che sei bravo, e lo sai pure tu. Ti stima grandemente. Anzi, perché non fai una mostra? Con le tue cose migliori. Ricomincia da capo? Mamma, me l'ho detta bene. Ricomincia, non la sai. Voi dite veramente un... una mostra tutta mia. Così gli dà una bella svegliata a questo paese di terroni. Lo faci marzà. No, non andare fuori, il ministerino. Quando saprai la poesia ci va. Allora, i treni hanno una qualche cosa di importante nel tuo cinema. Parti dal Puglia. Mio padre non parti dalla, perché molti non partono, no? Mio padre è stato ferroviere. Io sono cresciuto nelle stazioni da bambino, andavo con mia madre a trovare mio padre. Le stazioni al tempo c'avevano questi giardinetti vicino, c'avevano la vasca coi pesci. Io da bambino sono cresciuto in queste stazioni.
nelle stazioni ci ho sempre visto un po' una promessa, un treno che arriva, soprattutto per uno di provincia come me, un treno che arriva, che ti può portare ovunque, è come una promessa, una speranza, una luce. E quindi dentro un viaggio c'è sempre un cambiamento, una modificazione, anche una cosa abbastanza romantica. Mi sembra che i binari, le ferrovie, le stazioni, i treni siano assolutamente cinematografici, perché suggeriscono una trasformazione. Un film solitamente è sempre la storia di un cambiamento. E i treni suggeriscono un cambiamento, una dislocazione. In fondo anche il cinema stesso è una dislocazione, è uno smemoramento. Vedere un film è uno smemoramento, è perdere la propria memoria ed entrare nella memoria di un altro. E diciamo anche il viaggio è una sorta di smemoramento, significa andare a vivere un'altra vita, perdere la propria location, i propri luoghi, i propri riferimenti. E quindi è un materiale assolutamente cinematografico, poi fa parte della mia storia, quindi... E quindi c'è motivo. Allora, abbiamo ancora un paio di clip. Speriamo che vada adesso, proviamo un altro sistema. Volevo chiederti qualche cosa sul rapporto tra teatro e cinema, cioè quando... qual è la differenza tra le due forme di espressione, e anche come si fa a trasformare qualche cosa che è teatrale in qualche cosa che invece è inesorabilmente cinema. Io ti proporrei questa clip e poi ne parliamo. Che stai facendo? Hai rotto una bottiglia, non ricordi? Sì, me lo ricordo, faccio io. Me ne andate, per favore, grazie. Ma sì, ora sono pure le 4, io tra mezz'ora mi devo alzare. No, scusa però, adesso stai esagerando. Voi restate, per cortesia. Ma come ti salta in mente di comportarti in questo modo? Ma non dovresti essere tu a chiedere scusa, piuttosto? Ma che cosa fai, Vanni? La polemica scoppio ritardato. Ma se 5 minuti fa mi hai detto che non c'era niente di male. Ho capito, ma adesso non te ne approfittare, Linda. Scopro che scrivi un libro di nascosto, non dico niente. Ti chiedo che libro stai scrivendo, non ne vuoi parlare, non ne parliamo. Anche prima tutta quella tirata che non saresti come noi. Perché, scusa, tu chi saresti? Chi è la donna con la quale io vivo da 10 anni? Ma te l'ho spiegato, Vanni. Ho bisogno di uno spazio mio, tutto qui. È la mia stessa motivazione. Oh, un libro mica ce l'ha. No, per me è anche peggio, prof. È anche peggio. La smetti, per favore? Cioè, ma ve lo immaginate, no? Come mi posso sentire io? Avendo saputo che lei vive un'altra vita fatta delle stesse cose, senza di me. Io ho condiviso tutto con lei. Vabbè, però ragiona, Vanni, perché i libri escono a nome tuo. Ah, allora è questo che ti brucia. No. Complimenti. Entrata nella mia vita che era un'allieva. Adesso vuole il nome in copertina. Elsa Morante. Elsa Morante. Ecco perché fai tanto la gatta morta con Zapp. Quando pensate di uscire? In agosto? No, a settembre. Dopo le vacanze i lettori sono più motivati. Tu credi che ti farei una cosa così sporca alle spalle col tuo editore, per giunta? Ti sei presa tutto perché non ti dovresti prendere anche il mio editore. A poco ha deciso tutto della mia vita. L'avessi almeno saputo fare. Cioè, guardate in che casa di merda mi ha portato. Non funziona niente. Colpo di scena, dice la verità. Sì, signore, dico la verità. Ma tu credi che io non lo sappia che mi consideri colpevole di aver scelto questa casa, che mi ritieni un'inetta, incapace di dare disposizione al Filippino? Fatto sta che io un'abitudine avevo, fare il bagno la mattina, e in questa casa tutta rappresentanza non me lo posso fare perché non arriva il gas e mi devo arrangiare con quello scaldabagno di merda. Ma non t'abbassa la pressione il bagno la mattina? A me mi fa l'effetto opposto, prof. Mi ricarica, mi apre la mente. E io devo spendere una cifra di cui mi vergogno per una casa scelta da lei e rinunciare all'unico momento di raccoglimento della mia giornata. Quanta importanza diamo alle banalità? No, no, ma scusa Costanza, evidentemente per lui è importante. Ma allora perché non ce ne siamo andati via il giorno dopo? Invece tu fai sempre così, stai zitto, aspetti che io sbagli perché così non rischi un cazzo. E a me fa schifo questa tua mancanza di palle. Non hai neanche il coraggio di dire al prof che abbiamo la marijuana in terrazza. La marijuana in terrazza? Sì, Alfredo, una pianta così. Che fumi pure tu. Io sono stato ufficiale dei carabinieri. A me sta cosa mi crea un grossissimo problema. Hai ragione. Avrei dovuto avere le palle di dirti che sei una bamboccia viziata, per la quale tutto è scontato.
Perché non ti sei presa la patente? Ma che c'entra la patente? Tu non ti prendi la patente perché per te è molto più comodo abitare in centro, perché lei deve avere tutto a portata di mano, due passi sotto casa. Eh dai, lì dire è vero, hai 30 anni. La nostra Susie a 17 già aveva la sua macchinetta che ho comprato io, 5.000 euro. Usata. Sentite, mettetemi d'accordo perché o faccio la sua allieva e rimango nella sua ombra o mi affranco da lui e magari mi prendo pure sta patente. Ho anche cambiato il mio modo di scrivere per lei. Non ho più controllo sulle mie cose, sui miei libri. Infatti, guarda com'è andato il mio ultimo romanzo. E del penultimo non parli? È stato 3 mesi in classifica, 3 mesi, l'abbiamo scritto insieme. No, no, ma come funziona, Vanni? Perché io meriti non ne ho, solo colpe. E da quanto è questa bella opinione di me? Da tanto, Linda. Vorrà dire che la prossima volta ti sceglierai un'allieva meno discontinua a cui rubare le idee. Adesso è lei che mi dà da campare, avete sentito? No, Vanni, il problema è che tu hai paura. Hai paura della solitudine, della miseria, della morte. Esattamente come un piccolo borghese qualunque. Ed è per questo che ti circondi di scialuppe. E loro che cosa sono? Le nostre scialuppe di salvataggio. E anch'io sono la tua scialuppa di salvataggio. E ti manda in bestia che io scriva un libro da sola. Perché così io smetto di essere la bambina viziata che ti fa comodo che io sia. Fu H47. Chi lo dice? Adesso basta, Nancy, adesso basta. È chiaro che per un uomo di successo come mio marito è difficile interessarsi ai problemi quotidiani dei poveri mortali. Esatto. Io non capisco. Io non capisco. Perché oggi, nell'era globale, io non vedo perché non avere un po' di senso della partecipazione. Oh, Penelope, risparmiaci queste noiose tiritere da maestrina. Oh, ora l'ammazzo. Sì? Beh, togli palese. Diciamo, sai che hai ragione. Non so, dopo un po' non si sopporta. Un velato tentativo di... Ecco, così. Ha avuto problemi sul resto? Mm-hmm. Bene, bene. Cosa stavamo dicendo? Tamper. Stavamo dicendo che, malgrado le idee di mio marito, le cose non riguardano più un singolo paese, ma riguardano invece... i cittadini del mondo. I cittadini del mondo, sì. Nancy, è assurdo bere nelle tue condizioni. Quali condizioni? Sto benissimo. Allora, questa è un'idea interessante, sì? No, no, niente interviste prima del comunicato. Signor Cowan, le dispiace porre fine a questa snervante conversazione? Ricordagli però... che agli azionisti non gliene frega un cazzo. Gli azionisti vogliono... Nancy, ma dai, che fai, cazzo? Sei impazzita. Qui. Cazzo! Ha! Oh, mio Dio! Così si fa! Ha, ha. Ecco. Il fon! Ci vuole il fon! Tu sei da malacogno, cara. Io ho tutto lì dentro. Tutto lì dentro. L'ho appena comprato, ci ho messo ore a configurarlo. Io non la capisco, sa? È stato un gesto da irresponsabile, lo sa questo? Tutta la mia vita lì dentro. Bisogna togliere la SIM card e la batteria, come si fa? L'ho appena comprato, non lo so. Sì, 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 mi faccia vedere. È bloccata. Guardi! Guardi loro come ridono! Guardi loro come ridono! Penelope, smettila di ridere! Mio marito ha passato tutto il pomeriggio ad asciugare qualsiasi cosa! Ah, questo... Lasci stare. È andato. Non si può fare niente, è andato. Vuole usare il telefono? Però devo dire... Cosa deve dire Michael? No, non ho proprio niente da dire. Io dico che è molto meglio così. Io dico che è molto meglio così, non vi pare? Gli uomini si affezionano ai loro giochini, anche se la cosa li sminuisce, li fa perdere credibilità. Oddio! Io stavo con uno, ma quando l'ho visto portare una borsa rettangolare di quelle con la tracolla, una borsa da uomo, ma di quelle con la tracolla, è finita.
La borsa con la tracolla è terribile, ma avere il cellulare sempre in mano è ancora peggio. Gli uomini dovrebbero avere tutte e due le mani libere. Devono avere tutte e due le mani libere. John Wayne è anche la mia idea di uomo. Cos'è che portava? Una Colt 45 che gli faceva il vuoto intorno. Ah, un uomo che non emana vibrazioni da bel tenebroso, è come se fosse privo di consistenza. Ecco, due esempi, secondo me, di cinema teatrale, teatro-cinema. Ma io non sono... francamente io non... Non sono d'accordo, diciamo, in questa divisione. Io credo che ciò che differenzi sostanzialmente il cinema dal teatro è il fatto che a teatro lo spettatore ha solo un punto di vista, a teatro lo spettatore è chiamato anche a montare lo spettacolo, perché col suo punto di vista, dalla sua postazione, non può che vedere, diciamo, la scena nella sua interezza, e poi è lui che monta con gli sguardi, spostandosi da destra. Però nel momento in cui, diciamo, tu in palcoscenico metti la macchina da presa e cominci a muoverti con la macchina all'interno dell'azione, hai fatto il cinema. Il cinema non è, diciamo, l'unità di luogo, perché poi alla fine il cinema teatrale può essere chiamato quello che ha un'unità di luogo, no? Ma non è l'unità di luogo a fare un cinema che assomiglia al teatro, francamente. A me sembra che il cinema, la vera marcia in più, se vogliamo, che ha rispetto al teatro, è il fatto che tu hai la macchina, metti la macchina da presa dove vuoi e poi puoi montare, e quindi c'hai tantissimi punti di vista, e quindi c'hai, diciamo, una profondità completamente diversa, una ricchezza, e soprattutto, diciamo, appunto, a teatro lo spettatore mette del proprio, e in un film lo spettatore ci mette di meno, perché i punti di vista li dà il regista con i suoi punti macchina. Questa differenza tra il fatto che, se per esempio un film è molto parlato e teatrale, non la condivido, non mi sembra. E poi, soprattutto, poi una spocchia da parte di chi fa il cinema nei confronti del teatro, perché quando si dice che un film è teatrale è come voler dire che il film è un po' minore. Francamente ci sono dei film teatrali, penso a certi film di Bergman, che sono, penso a Scena del matrimonio, penso a dei film che sono proprio dei capisaldi proprio nella storia del cinema e che sono così maledettamente teatrali, anzi, diciamo, delle volte quel teatrale può anche segnalare una profondità, un'attenzione ai dialoghi, un'attenzione alla costruzione dei personaggi, e quindi, diciamo, è viva quando il cinema è teatrale. È apparsa qualche altra domanda? Eccolo lì, grazie. Una domanda rispetto, per esempio, prima durante la stazione, che c'era una scena con la pioggia. In quel caso la pioggia l'avete realizzata artificialmente o l'avete attesa? No, non si attende la pioggia, perché la pioggia al cinema, quella vera, è troppo sottile, e quindi per quanto tu per vedere la pioggia, soprattutto per vedere la pioggia sia di notte che di giorno, la devi illuminare, altrimenti non la vedi. Ha bisogno di essere illuminata, e ha bisogno anche di avere una consistenza che sia maggiore rispetto a quella normale, e poi soprattutto ha bisogno che abbia una costanza. Girare una scena significa anche girare un giorno, girare due giorni. Se uno si mettesse ad aspettare la pioggia vera non sarebbe possibile, no? E quindi, diciamo, la si riproduce con dei marchingegni, delle cose, delle lance, si porta proprio l'acqua sul set, la si fa finta. È un'operazione lunga e complicata. Io volevo chiederle, non ho capito se per lei il cinema teatrale è una cosa negativa o positiva. Assolutamente positiva. Sì. Penso che sia... Tra le altre cose, guarda, io ho sempre pensato, faccio una stupida semplificazione, diciamo così, che il cinema è un po' il liceo scientifico e il teatro è un po' il liceo classico. Ecco, diciamo, io... Ecco, appunto, io mi immagino, diciamo, i film, quelli veramente belli... No, ma...
Ma io non sto creando nessun... non sto mettendo... non sto facendo una classifica. Sto dicendo invece che poi un film teatrale è come un film, se vuoi, ancora più completo, ancora più ricco, con un'attenzione ancora maggiore ai dialoghi, come dicevo prima, alla costruzione dei personaggi, alle dinamiche che ci sono tra di loro. Quindi diciamo, non ho nulla contro il cinema teatrale. E non ho nulla nemmeno contro il teatro cinematografico, nel senso che ci sono anche, diciamo, degli esperimenti in cui oggi a teatro si cerca anche di portare la multimedialità, si fanno delle proiezioni. Mi sembra che, come dire, l'ibridazione dei generi non possa che arricchire poi il prodotto finale. Qualche altra domanda? Qui dietro? Qui davanti, eccoci qua. I panni della Valletta a correre, eccomi qua. Le è mai capitato di desiderare di o di trovarsi a voler cambiare il finale di una sceneggiatura? No, ne ho cambiato un film di cui abbiamo visto delle immagini anche prima, che si intitola L'amore ritorna. Avevo scritto un finale che mi piaceva tantissimo e non l'ho girato bene, non è venuto bene, e quindi poi alla fine ho dovuto sacrificare il senso del racconto che mi ero prefisso di fare, perché non, la scena dal punto di vista proprio delle riprese era venuta male, e quindi ho chiuso il film in un altro modo. Ma ancora mi duole, diciamo, aver dovuto fare questa scelta, perché il finale che avevo pensato dal punto di vista del senso era più significativo, ma era brutto dal punto di vista estetico. Preferisce girare o recitare? Guarda, sono due mestieri. Io non so se tra di voi adesso c'è qualcuno attratto dalla possibilità di girare un film da regista o dalla possibilità di fare l'attore. Sono due mestieri che non hanno assolutamente nulla a che fare l'uno con l'altro. Diciamo che girare un film è portare la moto. Fare l'attore è essere portato da qualcuno in moto. Allora, portare la moto, voi avrete notato quando montate in macchina che se state nel posto accanto, delle volte vi va di mettere i pedali, no? Cioè uno, soprattutto se chi guida è uno sconosciuto, no? Perché dal punto di vista proprio dell'istinto siamo più portati a guidare che a essere guidati. Siamo più portati a voler condurre, perché ci rassicura. Quindi il mestiere del regista, che è un mestiere complicatissimo, un mestiere fatto di tantissime responsabilità, però è un mestiere più facile. Adesso ho detto magari davanti ai critici, i critici si incazzano, però voglio dire, è un mestiere più facile, perché condurre è più facile. Può essere più complesso essere preparati. Prevede una preparazione magari estenuante, essere pronti. Mi immagino fare un film d'epoca, in costume, farlo su... cioè, come dire, essere pronti per girare un film significa aver scavato tantissimo. L'autore ha questo come compito, quindi deve scavare. E quel lavoro di scavo è un lavoro estenuante, lacerante, soprattutto se racconti te stesso. E quindi devi scandagliare, devi mettere in luce le tue contraddizioni, le tue sconfitte, i tuoi drammi, i tuoi difetti, ciò che non ti piace di te. Tutto questo è terribile, può essere spossante, estenuante. Però tu sai quello che stai facendo, cioè non lavori al buio, anzi, sei tu la luce, sei tu quello che deve dare risposte a tutti. Quel vestito lo vuoi giallo, quell'attore vuoi che reciti in quel modo. E quindi, diciamo, è un mestiere sotto questo aspetto più semplice poi, nel momento in cui vai a farlo. Il mestiere dell'attore invece è un mestiere terribile, perché significa montare sulla motocicletta di uno sconosciuto che magari va a 200 all'ora, che prende le curve in una maniera che tu non prenderesti mai, e tu non sai nulla. E questo non sapere nulla, Mastroianni faceva una semplificazione del mestiere dell'attore, diceva un mestiere fantastico: la mattina viene uno, ti citofona,
Dice, signor Mastroianni, venga, c'è la macchina sotto che l'aspetta. Monti in macchina, ti portano sul set, uno ti mette dei vestiti addosso, viene il regista, ti dice devi dire queste cose, vai da lì, 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 lì. Alla fine della giornata, dopo che hai detto le cose, sei andato da lì, 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 ritorni in macchina, ti riportano a casa e magari ti danno pure un assegno. Detta così è un mestiere fantastico, è un mestiere in cui non fai nulla. Ma questo non far nulla, questo lavorare al buio è terribile. È veramente un mestiere complicato, anche aspettare di essere scelti, sostenere un provino, è un mestiere in cui sei continuamente esposto, è un mestiere che fa veramente paura, bisogna essere forti per fare gli attori, bisogna essere, diciamo, degli irresponsabili, che è la cosa che ci viene meno facile, perché invece poi le responsabilità ci confortano. Sapere che siamo fatti in un certo modo, che abbiamo delle abitudini, quella roba lì, diciamo, in qualche modo ci rassicura. Fare un mestiere in cui non, nulla è certo e tutto è sdrucciolo, diciamo, è un mestiere complicato. Per cui io, diciamo, mi sento a mio agio quando faccio il regista, perché ho una linea, ho un solco, che è la cosa che dicevo anche un po' prima. Io, diciamo, da ragazzo mi potevo perdere, sono finito in una grande città a 18 anni e quindi, diciamo, come dire, mi ha dato un regime la regia, un solco, un percorso, un regime, un metodo. Però il mestiere dell'attore è un qualcosa che ha a che fare con la giovinezza, è un qualcosa di inconsistente, che è affascinante, è la prova più complicata da dover sostenere, per cui è eccitante, perché è impalpabile, è un mestiere che non esiste, che non c'è. Al limite, se fai il regista ti chiamano maestro e quindi, diciamo, ti dicono maestro, hai un certo ruolo. Se fai l'attore non sanno nemmeno come chiamarti, un attore è attore solo quando recita, nel momento in cui non recita non è più nulla. E quindi è un mestiere che non esiste ed è per questo che fa molta paura e bisogna avere carattere per poterlo fare, farlo negli anni, senza smarrirsi. Per quello che poi tu fai l'attore dei tuoi film anche. Non faccio l'attore dei miei film perché siccome sono un attore, i produttori quando faccio i miei film preferiscono che ci sia dentro, perché il film ha un'identità maggiore se ci sono io, ma potessi farne a meno non lo farei, anche perché fare le due cose insieme è veramente pesante. Sì, io le faccio una domanda per i miei studenti del liceo artistico. E lei prima ha citato Wenders e io penso a Hopper. C'è per caso un artista che in qualche modo a volte l'ha ispirata come regista? Un artista parla di pittori o un artista figurativo in qualche modo? Beh, diciamo, io ho fatto un film... per esempio, tanti anni fa, che si intitolava Il viaggio della sposa, era un film seicentesco e, diciamo, l'ho fatto proprio perché a un certo punto volevo raccontare anche i quadri di Spagnoletto, di Ribeira, appunto, quindi, diciamo, sono entrato dentro. Un quadro può aiutarti, è un modo per fare un film, un quadro, un artista. Ho fatto poi, quando ho fatto Colpo d'occhio, è stato per me proprio un viaggio anche nel mondo dell'arte contemporanea, per cui ho conosciuto tanti artisti, tanti critici. No, diciamo, l'arte in generale, questa, la sinergia che può crearsi tra un quadro e un film, una scena, per me è abbastanza significativo. Allora, questa domanda viene ad hoc perché l'ultima clip riguarda proprio le citazioni. Cioè, io credo che oltre a un immaginario che ci proviene dall'arte figurativa, il Novecento ci ha lasciato tutto un immaginario cinematografico che poi riprende, riaffiora costantemente nei film. Io credo che ci sia qualcosa che sia riaffiori anche nel tuo cinema.
Gesù, 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 Gesù. Oh, Gesù, Gesù, Gesù. Mamma mia bella, mamma mia bella. Ma guardi in che situazione mi dovevo andare a mettere. Da solo, che poi io da solo, colpa mia, questa situazione. Perché tu... Oh! Ti vuoi calmare? Ti sto dicendo di calmarti. Allora, noi siamo qui per un motivo preciso. Dobbiamo distruggere Ottone! Ma tu... Tu parli e ti muovi per conto tuo? Vabbè, che c'è di strano? È come quando uno sta da solo al bagno, in macchina, che si dice una cosa, poi ti risponde. Quegli discorsi interiori che io non ho capito, no? Pensiamo piuttosto a Dennis Ruffino, ok? Devi essere credibile nei suoi panni. Ma quali panni? Guarda come si veste sto rimbambito. Ma poi io non so una mazza di questo Dennis Ruffino. La valigetta. Che? La valigetta. Sarà piena di informazioni dentro, no? La valigetta. Piena di informazioni. La montagna più alta è dentro di noi. Che ci faccio io con sta stronzata? Tutto bene, dottor Fini? Ottimamente, grazie. Scusa, che mi ci devo ancora abituare? Infatti, scusa, anch'io. Senti, ma tu ci hai capito qualcosa di questo Little Speaker? Niente. Infatti. Infatti, ma che cazzo? Quindi che facciamo? Shh, vado a vedere chi è. Scusa, se permetti vado io. Che dici? Che dici, caro? Basta, mi arrendo. E questo c'ha un culo che non finisce mai. Ma io pure ho sbagliato personaggio. Sto Dennis Ruffino, qualsiasi cazzata faccia, gli vanno tutti dietro. Basta, voglio tornare all'albergo. No. E questo che vuole? Lei potrà tornare indietro solo tra 3 giorni. Quando scade il bonus? Senta, giochiamo a carte scoperte, eh? Io sono venuto qua con uno scopo preciso, altro che le vostre buone intenzioni. Giusto. Vi ho fregato, va bene? Giusto. Ecco, adesso però non ce la faccio più. Mandatemi all'interrato e facciamola finita. Giusto. No! Shh. Questa è la voce di mia moglie. Ecco, te ne parlavamo prima di modelli. Questa è una citazione involontaria o volontaria? Assolutamente involontaria. Ecco, è ancora più bella, quindi. Assolutamente involontaria. No. Sono arrivato per altre strade, diciamo, a questa scena dello specchio. Non pensavo, no. Francamente, diciamo, le citazioni non mi piacciono, le rifuggo come idea. Non mi sembra. Mi sembra che un film sia talmente un'opportunità che sprecarla per andare a citare. Mi sembra, appunto, sì, mi sembra di sprecare qualcosa citando sì, oppure riduttivo. Raccontando ciò che sappiamo. Diciamo, preferisco film che raccontano ciò che non sappiamo, i nostri dubbi, le nostre incertezze, non ciò che abbiamo acquisito. Non mi sembra che sia materia. E questo credo che sia sicuramente importante e che connoti anche la misura del mestiere, dell'azione del regista. Però può essere invece che ci sia un immaginario che si è sedimentato in noi, tutti noi che ci vediamo, che conosciamo, facciamo questo mestiere, come quando scriviamo, che magari adottiamo uno stile, così qualcosa che è rimasto, e quindi il cinema in qualche modo aiuta a creare un immaginario che poi a un certo punto riemerge. Quello è tantissimo, quello ci credo tantissimo, quello invece va coltivata come possibilità. No, ma io parlo proprio anche dei remake, delle citazioni, diciamo, è un universo trovo meno interessante. Io, diciamo, mi piace più scavare e scavare dal di dentro,
proprio dall'interno. Questa è una citazione di Calvino che suggeriva di scavare dall'interno, che è un'immagine potentissima, cioè significa non solo scavare una buca, ma star dentro la buca e buttar fuori la terra, insomma ancora più dentro. Quella mi sembra che sia un po' il compito di un artista. Allora, in chiusura, io credo che molti suggerimenti tu li hai già dati all'inizio: essere se stessi sempre, stare fedeli alla foto. Stare fedeli alla foto, certo. Riproviamo ancora a ricordare a loro quale l'ultimo grande suggerimento che potresti dare loro, cioè tra qualche anno dovranno decidere anche da qualche mese che cosa diresti. No, io mi metto, cioè penso, quando ho l'età loro, se fosse venuto un tipo come me, come noi tre, se io fossi stato lì, cosa avrei pensato? Boh. Devo dire, ma lo dico con un po', forse mi sembrerà un po' vigliacco, penso che c'entri poco quello che abbiamo detto noi, penso che c'entri più quello di cui siete alla ricerca voi, perché questo che vi abbiamo raccontato vi interessi, in qualche modo vi deve risuonare dentro, e perché vi risuoni dentro in qualche modo deve interessarvi. Io spero solo che chi dovesse aver voglia di percorrere una strada come quella che ho percorso io, o chi dovesse oggi averla trovata un minimo suggestiva, interessante, che il messaggio, diciamo, quello delle foto, penso che quella sia la cosa che un po' dovete capire, perché la parte più pregiata di noi è la parte che meno amiamo di noi spesso, diciamo, è proprio laddove ci sentiamo brutti che esprimiamo la nostra verità, e quella è la nostra ricchezza. E quindi, diciamo, crescendo poi comprenderete che riuscire ad avere una dimestichezza con ciò che di noi non ci piace significa avere poi invece la capacità di percorrere le strade del mondo con più facilità, perché essere noi stessi ci aiuta, altrimenti la vita diventa un casino, perché diventa una finzione, e questo poi alla fine non paga, ma non per ragioni etiche, ma assolutamente utilitaristiche. Badate bene che io, diciamo, cercando di stare su questa strada, ho fatto un percorso, ho guadagnato dei soldi, e quindi, diciamo, anche chi dovesse avere veramente come obiettivo quello di guadagnare dei soldi, sappiate che il trucco alla fine cade, e invece la verità non cade mai, e quindi prima o poi paga. Grazie, grazie. Grazie a Sergio Urbini.